E finalmente, dopo lunghe vicissitudini, siamo in onda con La Notte del Mistero. Con Angelo Marotta, e tanto per cambiare, spippola il telefono. Vabbè, mi sembra un ragazzino. Se mi mandano i messaggi i nostri follower, per forza devo rispondere. Buonasera a tutti, abbiamo fatto tardi, scusateci. Qui una volta uno non doveva venire, poi uno doveva venire, poi ci sono, poi non ci sono, una realtà. Alla fine, no, non sto parlando di te, ma in generale. E alla fine poi ci siamo tutti. Buonasera, finalmente stasera non si picchia sui microfoni, si rompono le capsule. Stasera non faremo polemiche, perché ci hanno, vabbè, io devo ringraziare tutti i ragazzi che comunque ci hanno mandato tutti quei messaggi dicendo che ce ne dobbiamo sbattere le palle di questi haters, eccetera. Infatti mi ci fanno arrabbiare, però alla fine poi sappiamo che ci sono più persone che ci apprezzano e meno i telefoni comincia a suonare già da ora. Ecco. Bene, stasera si continua con le morti collaterali. Io assolutamente non so di cosa parleranno gli ospiti, perché Francis qui è sempre una sorpresa, dice una cosa e poi ne fa un'altra, mi sembra il mio. Buonasera Francesco. Buonasera. Poi abbiamo alla mia sinistra in senso orario Riccardo Sacchettini. Buonasera. Ah, c'è anche lui, apriamo il Sacchettini. Buonasera. No, buonasera. Sacchettini, sei aperto. Ora? Pronobis. Ciao Angelo. Buonasera a te. E poi Luca Scuffio di Prato. Di Prato. In arte, sì, Luca, sì, Mirri. Sì, 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 sì. E poi Detto Bigattino. Poi a Mosca. A Mosca. Devo dire anche una cosa, perché io questo non me l'aspettavo. Cioè? E in questi giorni, io sapete che sto organizzando il convegno del 7, e c'è una persona che mi sta dando un grande aiuto, che è la qui presente Vera Griezmann, che tra l'altro stasera mi ha portato tutti i modi in cui le persone possono arrivare tranquillamente con i nomi degli autobus, la metropolitana, la tranvia, tutto quello che concerne i mezzi di trasporto. È una cosa meravigliosa. Angelo, grazie. Scusa Angelo, vedi la precisione? Di dove è lei? Vabbè, tedesco. Ecco, bene, appunto. Perciò ha messo tutto, sì, ma, sì, no, ma tutto per filo e segno. Ha fatto un eccellente lavoro. Vuoi dire qualcosa, Vera, se poi iniziamo la puntata? Velocemente, buonasera. Mi è stato un piacere, non ho fatto tanto, però vorrei fare una sola cosa che voglio dire. Cioè, basta non ci offendere la mamma. No, a tutte le belle persone che pensano che qui si guadagna, la gente si guadagna tanto soldi, li voglio solo fare un po' riflettere su Schindler's List e cose varie, dove la gente veramente si è guadagnato su milioni e milioni di persone che sono morte un sacco di soldi. Questi ragazzi qui investono soldi, investono tempo, l'amore, e quant'altro, e non trovo niente di male. E quindi fatela finire e ascoltate bene, che quando si insulta le persone, anche su Facebook, potete pagare un sacco di soldi. Si chiama Odiale Costa, la nostra. Esatto, buonasera. Appunto. Chiederemo danni. Sì, no, io però volevo dire una cosa. Da quando però Francis ha fatto il documentario, io so che qualcuno ne parla anche male, ma sì, secondo me si dovrebbe anche vergognare. Da quando ha fatto il documentario Francis, comincia a girare in giacca e cravatta con l'autista, non lo so se è una del resto ormai il successo, quanti milioni hai guadagnato, è lucrato, pensavo più che il successo sono i soldi, è vero, esatto, hanno fatto la differenza, è vero, da così a così, come potete vedere del resto c'ha un Rolex d'oro da minimo 5.000 euro. Sì no, effettivamente. Non è vero, bene, allora stasera facciamo i seri adesso. Parliamo, non so, l'argomento era le morti collaterali, però tu hai nello specifico preparato qualcosa? Certo, non so, perché anche Luca avrà sicuramente preparato qualcosa. Dal mio punto di vista, Luca, mi sono trovato in grave difficoltà, perché Nicola e Giampaolo hanno riferito puntualmente, sistematicamente, coprendo tutti i buchi e anche no, occupandosi di delitti correlati alla mia prospettiva merendaria, hanno toccato Malatesta, certo, Renato, Milva, quindi sinceramente da parte mia io non ho trovato molto da aggiungere, perché hanno fatto ripercorso, però sicuramente qualche cosa c'è. Da parte mia ho raccolto qualche ulteriore spunto fiorentino locale, qualche magari delitto poco considerato, non strettamente relato al mostro, ma del resto quale delitto collaterale lo è sicuramente, lo è per certo. Certo. Te invece, Luca, come ti sei mosso? Più o meno come te, nel senso che
Io ho cercato di capire un po', esatto, c'è questo discorso che non sappiamo bene correlare effettivamente con certezza le morti collaterali con col mostro di Firenze. Però l'aspetto, allora io mi sono trovato a distinguere due punti di vista. Allora, il punto di vista del, chiamiamolo, dell'investigatore dei noantri, che potremmo essere noi quando cerchiamo di dare un senso alle vicende, e, allora le morti collaterali assumono un aspetto particolare, no? Farà parte della serie oppure sarà legato effettivamente davvero a questo... Si sposa Marotta. È stata esplosa una bottiglia di spumante. E quindi sarà, no. Dal punto di vista, io che parto da un'idea un po' diversa del mostro di Firenze, dal punto di vista invece dello storico, queste morti collaterali, cioè quindi della storia, assumono un aspetto molto interessante, perché danno uno spaccato di quella che è la realtà fiorentina, per cui il tuo discorso, Francis, mi torna, è molto bello, cioè nel senso che è un po' anche sulla falsariga del documentario che hai fatto, di raccontare a tutto tondo un contesto. Ecco, da questo punto di vista io credo che siano davvero molto interessanti, nel senso, chiaramente, non perché perché davvero danno uno spaccato della società, a partire non solo dal delitto in sé che è avvenuto, ma anche da come è percepito dall'opinione pubblica. Quindi, ecco, se da un punto di vista investigativo io non li trovo interessantissimi, però comunque, certo, le domande sono sempre aperte, da un punto di vista del storico invece lo sono molto. Ah, e poi, visto che parlo troppo, ma lo dico subito, nel cercare un po' queste, di classificare, di avere queste cose, una lista, diciamo così, si aprono degli spaccati sulla città che sono veramente inquietanti. E anche nei gruppi a volte sento dire, certo, voi a Firenze, bella la Toscana, voi, ma c'avete dell'oscurità dentro. Guardate che secondo me, se uno abita a Canicattì e va a vedere la storia del suo paese, probabilmente ci trova le stesse oscurità, senza andare a Roma, però per Firenze, quindi è un calarsi, anche per dire, e poi scusa ti lascio di nuovo la parola, no. I delitti delle prostitute, queste povere donne, oggettivamente, perché sono povere donne veramente, infatti ci vorrei ritornare sopra, ma sono delitti che spesso occupano poca cronaca, sono un po' passati, diciamo, per sottotraccia, non creano interesse, esatto. Sono donne destinate, si dice, sono vittime ad alto rischio, e con questo abbiamo sistemato le cose. Esatto, e invece anche loro hanno una famiglia, hanno dei parenti, eccetera. È una mancanza di rispetto anche da parte di chi fa le investigazioni, questo qua. Perché, vabbè, è la prostituta, l'hanno ammazzata, arrivederci, grazie. E chiudono in due righe. Sì, praticamente. Sì, lo facciamo, cioè ci viene quasi naturale, no? Non dico che qualcuno, naturale nel senso, non so, forse ho delle parole sbagliate, ma non dico uno se la sono voluta, non è al suo livello, però alla fin fine dice sì, vabbè, vivono una vita di rischi, ma questo succede regolarmente. E infatti io ci vorrei un po' tornare, anche se sono state ben sviscerate dai nostri colleghi, perché credo che siano storie che... è molto interessante. Poi va bene, siccome mi hanno già mandato un messaggio, cosa sono sti rumori sotto, allora mi sono dimenticato prima, il rumore sotto era Daniele che ha stappato una bottiglia di vino, esatto, già mangiato sto piccolo, che a quanto pare deve aver viaggiato in macchina parecchio, esatto, una bottiglia che ci ha donato Barbara Florida, a cui grazie. A cui diciamo ti vogliamo tanto bene, ringraziamo anche Marilu, grazie Barbara, Michela e Fabio La Rossi che ci seguono sempre, avevo promesso vi salutavo. Prego Francis, scusami. Prego te, Luca. Io? Sì, perché Francis è sempre... Io se volete posso partire. No, allora, certo. Diciamo... Ah, scusami. No, io davo un po' un'impronta generale, come al solito, preferisco sempre fare i primi approcci dall'alto. Quindi diciamo che ho preso un po' una lista classica delle morti collaterali,
che vengono regolarmente discusse nei vari forum, siti, gruppi, eccetera, eccetera. E ho cercato di dargli una specie di sistemazione. L'ho un po' classificate fra quelle più o meno correlate con la storia del mostro di Firenze. Io credo che quelle forse più correlate, diciamo di prima fascia, lo chiamate così, sono quelle evidenti, cioè quelle che hanno riguardato delle persone indagate, che sono entrate nelle indagini, quindi mi viene in mente dove c'era comunque un collegamento. Dove c'era un collegamento, quindi mi viene in mente chiaramente la vicenda, primo fra tutti Pietro Pacciani, che è considerato, volendo, la sua morte un po', qualcuno la considera come un mistero. Okay? Anche se l'autopsia dice che l'autopsia è morte naturale. Sì, 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 sì. Però c'è chi sospetta appunto il famoso discorso dell'avvelenamento, comunque che qualcuno abbia fatto qualcosa, diciamo. Sì, effettivamente sì. Allora, io non, senza far nomi, ma anche perché non me li ricordo. No, un nome me lo ricordo, va bene, non credo che sia un problema, perché l'autopsia a Pacciani, credo, non credo da solo, ma insomma la fece il professor Marello. Sì. E lui, mi ricordo, a un convegno disse che il cuore di Pacciani era enorme, grosso, insomma, quindi certo, un cuore affaticato, e quindi alla fine. Però è anche vero che invece ci fu la tossicologa di Careggi, che aveva effettivamente fatto questo l'esame tossicologico, che rilevò che lui aveva appunto assunto una medicina Leolus, che tra l'altro conosco perché utilizzavo anch'io quando ero più piccolo, è un medicinale per asmatici, però dice per i cardiopatici, diciamo, va in contrasto, fa male. Esatto. Così dicono nei referti. Sì. Quindi questo, diciamo, uno dei delitti di prima fascia. L'altro delitto di prima fascia, che per me è quello di, sempre parlando di persone entrate nelle indagini, è quello di Francesco Vinci. Francesco Vinci, che è entrato ripetutamente nelle indagini, è uno dei protagonisti, e anche lui fa una brutta fine, perché insomma praticamente viene ucciso in maniera brutale, con un metodi che richiamano la malavita, giustamente, no, l'incaprettamento, viene, sì, esatto. E tra l'altro le prostitute, alcune sì, con lo stesso sistema sono state trovate uccise e incaprettate. Quindi, e l'altro che mi veniva in mente, sempre di prima fascia, diciamo così, sarebbe Narducci, penso. La madre di tutte le morti collaterali. Ecco, esatto. Questi mi sento di legarli comunque storicamente, poi è indubitabile che il nome sia legato alla vicenda, no? Poi che c'entri, non c'entri, sia stato ucciso da... però è legato indissolubilmente alla vicenda di cui trattiamo. Ognuno poi darà le sue valutazioni. Poi nella seconda fascia io ci avrei messo, quindi non così evidenti, ma un po' meno, però ci avrei messo i delitti delle prostitute. Sì, magari anche delle altre ragazze, come la Caltabellotta. Certo, sì, no, quelle mi sono un pochino più a Caltabellotta, sì, Fantomoni, certo. Escobar. Sì, 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 sì. E anche quella famosa, quella ragazza che è stata rinvenuta bruciata, credo non sia mai stata identificata. A Calenzano? Fra Calenzano e esatto. Barberino, al Cornocchio. Non è identificata. C'aveva un'auto accanto, la identificarono, ma era stata rubata. Tra l'altro al nord, vicino al lago di Garda, quindi anche una cosa abbastanza, però di lei non si sa, credo, niente, mi pare. Poi ci sono quelle forse un po' meno legate, quindi andando un po', procedendo verso la periferia di queste morti collaterali, di cui sto cercando di fare un quadro generale. Io ci metterei, però attenzione, ce lo metto io, qualcun altro non dissentirà, però per esempio la morte di Elisabetta Ciavani, ecco, il delitto di Lucca, ma dipende, c'è chi lo considera effettivamente un delitto riferibile al mostro, c'è chi invece non ci vede questo collegamento. Comunque rimane in galleria di piano diritto, no? Assolutamente.
Ecco, poi ci furono altri episodi interessanti. Viene sto aggettivo, però non è molto bello detto in una vicenda come questa. Anche se non erano morti, c'era il famoso l'aggressore del punteruolo che nell'anno 80 aggrediva le donne e le pungeva con questo punteruolo, insomma, e occupò le cronache dei giornali. Quindi ecco, io ho cercato di farmi un quadro e poi da questo partire magari per analizzare, per raccontare più precisamente quello che c'è. Poi ci sono chiaramente, per esempio prendiamo le prostitute, le quattro famose prostitute più anche quell'altra. All'epoca degli omicidi già si parlava del possibile coinvolgimento del mostro, anche perché alcuni di questi delitti furono definiti maniacali, ce n'era già uno che agiva, quindi fu una cosa facile. Ma anche all'epoca poi, di quando prese in mano le indagini Giuttari, lui disse qualcosa del tipo: beh, all'inizio probabilmente furono scartate, però alla luce del fatto che ora si stanno cercando dei complici, andrebbero rivisti anche questi delitti delle prostitute. Quindi ecco, quindi questi hanno valenza, diciamo, in tutti gli ambiti delle teorie: mostro singolo, mostro in gruppo, eccetera eccetera. Quindi non so se volete interrompermi. Non è molto interessato, no, la discussione. Mi sembra l'approccio ideale. Io mi limiterò a integrare con alcuni episodi irrelati proprio per che non trovavo niente di nuovo da dire su questi. Ho individuato alcuni episodi della cronaca nera fiorentina, non necessariamente relati al mostro, ma che magari possono proporre delle esemplificazioni comparative per quanto riguarda il modus operandi, quindi delitti di matrice maniacale anche risolti, proprio per proporre altre casistiche. Magari non sarà particolarmente proficua come proposta, però se ci integriamo e ci alterniamo, secondo me ce la sfanghiamo, perché dobbiamo almeno fare... sarà impossibile bissare il rendiconto appassionante di Giampaolo e Nicola, che spero potesse essere trascritto. Si casano, capito? No, invece a sto giro sì, ci hanno umiliati. Comunque, forza Luca, forza, cerchiamo di tenere alta la bandiera. No, io li ho ascoltati con estremo interesse, li ho visti sistematici e ho molto apprezzato proprio anche il loro insistere sulla sfera paccianista. Ecco, perché Luca ha iniziato con un discorso di metodo che mi sembra perfettamente accolto anche dalla procedura di Blasco e Zanetti, e quindi dico: bene, allarghiamo lo sguardo e andiamo a rimestare nel nero di Firenze, chissà che a noi o a qualche ascoltatore possano venire delle suggestioni, delle connessioni, degli spunti. Ma certo. Allora io... Sei sicuro? Sì, funziona, sì. Prego. Io ero appunto andando questo quindi in ordine sparso, e quanto abbiamo detto finora, andando in ordine cronologico, chiaramente possiamo cominciare magari a entrare un po' più nel dettaglio, cosa che appunto avevano fatto anche i nostri predecessori. Se ritrovo l'appunto, perché chiaramente io a memoria non mi ricordo nulla. No, ecco, una cosa... forse un elemento di, fra virgolette, novità, uno spunto di riflessione ce lo potrei avere partendo proprio dall'uno dei, forse il primo omicidio, che è quello di Renato Malatesta. Ma io volevo dire una cosa, no? A prescindere dal fatto di tutte le morti collaterali, ma il delitto, ora non so se possiamo annoverarlo tra le morti collaterali, ma il delitto del Bonin nel 51 non è una morte laterale, secondo voi? Ah, l'avevi preparato, ok, ma ti ho letto i gesti. Allora, sì, certo. Ok, va bene. No, infatti, volevo chiedere, perché magari le altre sono, diciamo, senza... propria collaterale, no, cioè sarebbe per chi pensa che sia Facciani, sarebbe a tutti gli effetti la morte di un... Sì, l'archetipo del modus del mostro. Sì. Quindi è proprio centrale, non tanto collaterale, credo, no? Però... siccome non ne parla mai nessuno, se te vuoi... No, nessun certo. Problema su Tassinaia. Perché è un delitto molto interessante. Sì, è strettamente vincolato all'interpretazione paccianista in sé, quindi è collaterale solo nell'ottica paccianista. Diversamente sarebbe quasi
un archetipo fuorviante se Pacciani non era il mostro di Firenze. Ha avuto una congestione stasera e mangia le patatine come... si deve ripigliare. Non lo volevo dire, scusami. Immagino lo abbiano sentito tutti. Prego. Volevo dire una cosa, ma la testa l'hai saltato? No, l'ho detto. Ah, l'ha detto, allora l'ho sentito. C'è una lista lunga. Però, voglia, no, ma la testa però siamo già nell'80. Se vogliamo la prima di cui si era parlato abbondantemente, non credo sia il caso di ritornarci sopra, era la Miriam Escobar. 72. Bravo, mannaggia ragazzi, sei fantastico. Io ragazzi, ho una forza. Però, interessante, nell'ottica che ha proposto prima Francis, cioè quella dell'inquadramento del creare un quadro della situazione, ancora prima fra Malatesta e Miriam io ci avrei trovato non so se ve lo ricordate, se è stato già detto, Roberto Lupini, omosessuale, che nel 77 viene trovato morto nel suo appartamento a Firenze. Ci sarà un altro omosessuale che più d'uno, sì. E questo è nel libro di Valentina Rossi, ci sono due ci sono. Allora, quello è veramente, ora se vuoi fare una recensione. Tra l'altro colgo l'occasione di fare un nuovo appello, perché io Valentina Rossi non so se voi la conoscete, ma no, non riesco a trovarla da nessuna parte. Volevo fare una notte, non mi guardare così, non hanno gli occhi nella notte. La trasmissione che conduco io, Luca, non fare, ho fatto un lungo viaggio e sono un po' bene. Sì, esatto, quindi credo che questa, esatto, nel senso questo della citazione che hai fatto, mi riferivo alla recitazione che hai fatto. Sì. Quindi, no, perché voglio dire, questi omicidi di omosessuali, non dimentichiamoci, nel 93 e nell'83 vengono uccisi due ragazzi, comunque, va bene? L'omicidio del... E qualcuno dice che erano omosessuali, al di là di quello che... Questo però lo dicono... Non... Sì. Però, quindi, diciamo, c'è un male oscuro nella città, nell'epoca. C'è un male oscuro che per le persone omosessuali... Tra l'altro Lupini era una persona di grande cultura, Lupini, credo aveva... Lupini, Roberto... Mi pare era lui, perché non vorrei sbagliarmi con Carboni. No, ho detto Lupini perché non avevo capito. L'altro è Carboni, e viene ucciso nell'82 in circostanze analoghe nel suo appartamento. Interessante, scusami se ti interrompo, perché il fil rouge degli cosiddetti omicidi, cioè delitti violenti maniacali con vittime omosessuali maschi, come ben sapete, può essere teoricamente esteso, includendo anche Bruno Borselli, che viene ucciso. E poi, giusto. E poi c'è un altro personaggio, senza culminare nel 1997 col delitto de Robiland, anche lì in casa, esatto, a Firenze. Esatto. Però oltre a Borselli c'è un altro nome che cade proprio negli anni 80, che si chiama Milianti. Non ho approfondito, ma ecco. Sì, non ho approfondito nemmeno io, ma magari ne parleremo. Però ecco, come dicevo prima... si aprono degli squarci su questa città, e che questi squarci, che questo clima, che questa malattia, chiediamo, possa essere legata al mostro di Firenze, questo probabilmente sì. Cioè, io lo ritengo, anche il discorso dei fumetti famosi, della letteratura erotico-violenta dell'epoca, ci manca Giuseppe stasera, però ecco. Questo è, credo sia una cosa molto interessante, anche perché voi sapete, per chi magari mi conosce, per me la parte psicologica, e quindi il brodo di cultura nel quale nasce questo serial killer, per me è sempre stata molto interessante come pista da valutare. E quindi mi ero fermato proprio su questo nome, su questi nomi di queste persone che vivevano una vita anche abbastanza... difficile, perché insomma non era come oggi e comunque anche oggi c'è qualche, ma era veramente
una situazione, uno stigma sociale, anche solo essere sospettati di essere omosessuali, o come si dice qui a Firenze, te tu sei buco, e se mi lasciate spezzare una lancia, io mi chiamo Francesco Maria e quanto me l'han fatta pesare, maledizione. Certo, sì, era uno stigma sociale, anche qualunque pretesto ti potesse applicare, anche se non lo eri, però era una running gag delle prese di culo, esatto, fra amici, se sì, ti ricordi, sì, no? Sì, 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 assolutamente. Ti dicevano la verità, non so. O com'era Pucci, mi veniva a mente Pucci, insomma. Certo, 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 Butini. Butini. No, no, Finocchio. Insomma, cioè, nel senso, effettivamente era una situazione pesante. E quindi io ho voluto forse anche un po', diciamo, omaggiare, ricordare queste persone che hanno veramente subito, continuano a subire, e chissà se davvero, ripeto, pensavo che il delitto del 93, chissà se davvero quel delitto non è stato un non errore, quindi un voler punire ulteriormente delle persone ritenute a torto a ragione degli omosessuali. Okay? Scusatemi, c'è un messaggio per Francis, non so che... Uno dice: dite a Francis che gli mando le scuse per avergli dato buca sabato sera a Baccaiano, ma ho dovuto portare mia figlia a giocare a pallavolo. Chi è? Ah, Boschi? No, non mi dice nulla. Comunque mi spiace, non ti preoccupare, ci sarà sicuramente un'altra occasione. Simone. Ciao Simone. Ci sarà certa occasione. Prego Luca. Continuano a mandarmi avanti. Prego. No, ecco, abbandonando un attimo questo delitto, ritorniamo a quello che era già stato discusso, su quale volevo dire una riflessione. Volevo portare un dato, diciamo così, quello relativo a Renato Malatesta. Al di là di quello che poi magari qui forse Francis è più indicato di me nell'inquadrare il personaggio, però io parlo proprio del delitto in sé, perché questa cosa non mi piace di dire che è interessante, perché non è che desti molto interesse, però non credo esista un aggettivo migliore è curioso. Allora, Renato Malatesta è la persona capostipite della famiglia disgraziatissima dei Malatesta, insomma, veramente una famiglia segnata dai drammi, tant'è che in una recente intervista il figlio Luciano, vero, mi sembra si chiami, Mi hanno ringraziato di aver nominato Border Knights. Come possono nominare Border Knights? Secondo me è una delle migliori trasmissioni che hanno paragonato la mia. Ragazzi, state molto attenti, è la mia che deve essere paragonata alla sua, perché sono io che copio Fabio è un grande professionista, quindi grazie. Grandi. Ma non è così. Sì, prego. no, bella questa cosa. Ecco, sì. Lui mi ha colpito tanto perché nell'intervista che diceva Angelo, lui dice: la mia famiglia è stata disgraziata sia per quello che è successo, sia per quello che la gente diceva, cioè siamo sempre stati un po' nell'occhio del cimitero. Scusami Luca, ti posso interrompere riguardo a questa cosa? Io l'intervista l'ho sentita anche più di una volta, fa delle affermazioni molto forti, sì. Molto forte, sì, accusa, sì, anche personaggi di un certo, sì, livello. Sì, fino a quel punto lì, sì, esatto, sì. Senza fare nome. Ragazzi, due minuti, torniamo. Fascia pubblicitaria. Carlos. Per chi vuole intervenire in diretta, 055 24 77 985. Messaggio WhatsApp 338 19 80 688. Ci ho pure pensato. È vero? No, è il vino, Bronzo. Il vino. Ah, ecco, due minuti e torniamo. No, non è vero. Fabio Fabretti è un professionista e secondo me, e secondo anche i ragazzi che sono qua, Border Knights è molto meglio come trasmissione. Però grazie. Io ti consiglio anche di seguire Fabio perché è molto molto bravo. Allora, torniamo a noi. Io, tra l'altro, mi hanno fatto anche un'osservazione. Ma da quanti anni è che lo fa? Diversi anni che lo fa. Tipo? Non lo so, ma diversi anni. Vabbè. Vabbè, è bravo, ti assicuro che è molto bravo. Non possiamo parlare male, no, figurati, dei colleghi, ci mancherebbe altro. Mi informavo e basta. No, diversi anni.
mi hanno fatto una precisazione, ho fatto una cosa che nella locandina, e io non l'ho fatto apposta, io ho messo Riccarco Pimpini. Riccarco? Ma perché? Non l'ho fatto apposta. Ma porca ragazzi, miseria. Allora, voi dovete sapere una cosa, ho da fare un sacco di cose, ho da preparare mille cose, devo preparare veramente tante interviste, devo fare ho da fare un sacco di cose. E quando faccio interviste faccio copia e incolla, quando faccio, scusate, le locandine. E quindi gli errori io metto ok e me ne accorgo solo dopo che sono pubblicate, ma dopo che le pubblico almeno 10-15 persone già le hanno condivise e non mi va di rifarle, perché non c'ho voglia. Bisogna fare una cosa per volta e farla per bene. Hai ragione. Oh, Angelo, ti devo prontolare, ti riprendo. Però quando ho scritto Brozzi ti sei arrabbiato. Ma continua a dirmi, ma il Brozzi che fine ha fatto? Che Brozzi non esiste. Brozzi c'è Campi, Brozzi... Peretola, ma Bronzi non esiste. Bronzi sì, Bronzi con la N. Bronzi. Bene, chi stava parlando? Forse io. Prego. Una domanda a tutti e due, visto che abbiamo due esperti. Delitti collaterali. Ma la sensazione che si ha a leggere, diciamo, il carattere di questo, del mostro di Firenze, o chi per lui, è quello di seguire la traccia dei delitti seriali, delle coppiette, e gli omicidi collaterali servono a zittire persone che sanno qualcosa, oppure è solamente questo personaggio che comunque ammazza anche un altro genere di persone, quando non ha la possibilità di uccidere la coppietta. La domanda è un po' questa, anche perché tieni conto di questo, ma è possibile che due serial killer abbiano agito in contemporanea? Se esistono due serial killer, sì. È praticamente impossibile, però. Beh, però è possibile avere due squali all'interno dello stesso mare. Ho capito, ma il mare è grande, qui siamo a Firenze. Questo forse cambia l'argomento, però che durante gli anni del mostro di Firenze ci fossero autonomi maniaci, possiamo provarlo a posteriori. Per esempio, la Cecchin ancora non colpisce, ma sta sicuramente covando. Riccardo Viti forse colpiva, era già un aggressore seriale senza arrivare all'omicidio, quindi delle istanze completamente autonome dal mostro che lo richiamano esistono, la città è questa, la conosciamo. Io baso molto sulle mie esperienze personali, sulle cose che hai visto te, l'hai visto dove certa gente può arrivare, magari non fino al delitto, ma ecco, che ci sia un contesto diffuso in cui il mostro può non essere il solo pazzo omicida. L'abbiamo appurato tragicamente, il delitto Cecchina nel 2003, quindi siamo fuori, siamo durante i processi, però che queste istanze emergono, anche il caso di Ugnano, che ritorna con quel modo, sempre nell'infierire, nel vilipendio del sesso femminile, nell'uccidere una persona con un trauma all'utero, come fai a non collegarlo al mostro? Eppure era del tutto irrelato. Bene, no, ragazzi, mi state facendo domande su argomenti che non abbiamo ancora trattato. Per favore, non le leggo, perché comincio a leggere questo, veramente non faccio più parlare. Luca già mi ha guardato male perché lo interrompo sempre. Sì, magari se non le tocchiamo, se volete leggere. No, voglio sapere, vabbè, un ragazzo ci chiede cosa ne pensate di Scicli, del Tornarducci. Di Scicli e la Ciabani? Sì. E collegamento con Narducci. No, vabbè, se l'avete. Allora, ragazzi, rimanete sulla vostra scaletta. Se l'avete uno, penso no, sì, io... perché su Scicli qualcosa. Quindi, va bene. Posso... E poi, se poi alla fine non avete, diciamo, ottemperato ai vostri doveri con le risposte. Certo, assolutamente sì. Mi piace la scelta del lessico. E poi magari fate le domande, va bene, perché sennò gli devo interrompere, magari stanno parlando di tutt'altro. Prego. Io su Narducci non mi sono preparato molto stasera, nel senso che quello è un capitolo a sé, cioè una cosa che andrebbe fatto. No, magari. Che problema. Probabilmente andrebbe proprio fatto una puntata apposita. Poi non so se ne vuol parlare Francis di Scicli. Io per quanto riguarda la Ciabani, purtroppo ho una posizione abbastanza impopolare, e è per questo che dopo aver ascoltato Giampaolo. Mi sa che è la mia. Da parte mia penso che sia ancora più impopolare. Dimmi come la pensi. Per me era un suicidio. E mi vergogno a dirlo, è stato così catalogato da chi ha indagato, quindi non è che è proprio una velleità. No, infatti. Per quanto sul social la gente ti risponda: ma che dici? Quando mai si è visto uno che si suicida così? Abbiamo una telefonata. Prego. Scusami. Pronto? Pronto, buonasera, ciao Daniele. Buonasera, chi è? Sono Fabrizio, da Roma. Ciao Fabrizio, ciao. Ciao, saluto,
approfitto di questa cosa per salutare tutti, non ho domande specifiche a riguardo. Ciao bello. Saluto tutti e solo una conosci domanda. Conosci Fabrizio? Come? Quella del sottomarino russo, la conosci? Sì, sì, che a Prua non sapevano un cazzo, poi c'era la guerra. Va bene, poi il 7 ve ne racconto qualcun'altra. Bene, no, bene. Una domanda però, una domanda mi viene da farla. Se i delitti, diciamo, sono veramente correlati al mostro di Firenze, no? Perché non ha fatto mai un'escissione, avendo la possibilità di lavorare magari in un contesto più tranquillo, dove, insomma, rispetto agli 16 duplici omicidi, insomma, in aperta campagna, era magari in appartamenti, quindi nessuno lo vedeva, aveva tutto il tempo per fare questa cosa? Questa domanda, e un abbraccio e vi saluto a tutti. Ciao, grazie. Grazie Fabrizio. Grazie Fabrizio, ci vediamo il 7, ciao. Ciao, presto. Beh, da parte mia questa potrebbe essere anche una parziale conferma della non relazione o della non stessa mano omicida. In effetti è piuttosto bislacco che un serial killer leggendario che si crea una firma così peculiare, una vittimologia come le coppiette, una firma come, vabbè, 4 su 8 come l'escissione, che comunque rende famoso, se non escendeva non era così famoso, diventa famoso per le escissioni, e potrebbe, giustissima osservazione, se quello di mestiere tagliava pubi avrebbe potuto farlo anche lo prostituto, ma evidentemente il mostro di Firenze non taglia pubi così, random, perché sennò potrebbe prenderle da qualunque ragazza, ma evidentemente, come qualcuno già prima di me ha detto, ha bisogno di escindere un pube che si stava dando a un amante, quindi doveva cogliere una rosa che si stava aprendo, quindi il massimo della perversione è gettarla nell'abisso della mutilazione sessuale. Non dico niente, seguo il tuo ragionamento Fabrizio, e se devo collegare mi sembra un elemento che ci permetta di affermare una non relazione. Poi che invece, come diceva Luca, e sono d'accordo, qualunque interpretazione mostrologica, le più famose, Pacciani, Compagni di Merende, Salvatore Vinci, tutti questi delitti assumono una loro valenza relativa e funzionale. Nel caso di Pacciani pensi a Malatesta e forse anche a Francesco Vinci. Nel caso di Salvatore Vinci pensi alla prostituta, non mi ricordo se era la Meoni o la Bassi, comunque che c'era proprio la ricevuta dell'SOS casa di Vinci, dici, e cazzo, come fai a non entrarci te? Pensavamo fossi il mostro e poi sei così tragicamente collegato, poi però rimane. Di questi delitti perché funzionano bene nell'esegesi investigativa? Perché sono irrisolti. Allora, io ho raccolto molti delitti di prostitute a Firenze irrisolti, quindi non ve li sto a sottoporre, ma che una volta che sai chi l'ha ammazzata o sospetti un complotto, comunque lo puoi tranquillamente mettere da parte, mentre invece questa pletora di delitti non risolti, come anche Cucuini nel 95 e altri, proprio perché non sono risolti rimarrà sempre, finché non verranno risolti la suggestione o la possibilità di connetterli al mostro o a un'interpretazione del mostro. Cioè, beh, allora mi era stato chiesto, infatti Francis, come sempre, grande anticipatore dei tempi. No, è vero, dobbiamo dire le cose. Andiamo a Cesare, perché Cesare mi sto affogando, scusate. Una ragazza ha chiesto come fate a collegare queste morti al mostro di Firenze. Francis lo ha appena spiegato, ognuno ha la sua teoria, ognuno ha i suoi morti, quindi Michela, e allora se pensi ai Compagni di Merende Allargate, allora puoi anche concepire Narducci, puoi pensare che lo abbiano seccato Vigilanti, Pacciani o chi per loro, esatto. Però è tutto indeterminatissimo, anche perché chiedi a queste persone cosa pensano di Pacciani colpevole, cioè è tutto indeterminato e relativo a una certa interpretazione, perché se te assumi il mostro di Firenze serial killer unico e sconosciuto, beh, anche in quel caso sei nell'indeterminazione, non puoi sapere se lui per utilità o per strumentalità o funzionalità si sia mai trovato nella necessità di dover eliminare una persona. Bene, no, io sto continuando a leggere i messaggi. Una cosa che mi ha colpito leggendo dei delitti delle prostitute era, credo, non era sbagliato il modo di ragionare degli inquirenti, però mi ha dato un po' da pensare. Il modo di ragionare è questo: la prostituta è stata uccisa, di solito venne massacrata, quella donna, cioè è difficile che gli sparino un colpo in testa, di solito viene massacrata. Se non gli hanno portato via nulla, e poi le donne spesso magari non ce l'avevano nemmeno, qualcuna era messa, ma qualcuna si dava perché non aveva di che pagare l'affitto, quindi a quello non gli hanno portato via niente. Se non gli avevano portato via nulla, era un omicidio maniacale.
perché non era concepibile che uno spasimante potesse spasimare per una prostituta. Ma attenzione, perché in qualche omicidio addirittura c'era chi aveva fra queste prostitute mazzette di soldi in bella vista. Certo. È stata buttata all'aria tutta la casa, tipo scenografia per intenderci, sì. Però i soldi non sono stati toccati, né tantomeno l'oro, gioielli, anelli ai diti, niente. Però è stato fatto un macello in casa. Esatto. In quasi tutti gli omicidi. Sì, sì, quindi possiamo affermare con certezza che questi 4-5 delitti dove non c'è stata sottrazione di valori si conclamano come maniacali. Assolutamente. O come passionali o maniacali. Però ecco, quello che mi dava un po' da pensare è il fatto che nessuno gli viene in mente che forse, ma potrebbe anche essere, non, diciamo, passionale, no, ma non ci sfiora neanche l'idea di dire sono prostitute, figuriamoci se queste... Passionale? No, no, è vero. Passionale nel senso lo sfruttatore, l'amante che vuole farle... Una è stata trovata morta da Ma c'è chi c'aveva figliolo, cioè... Ah, sì. Capito? Cioè, lo stesso Pappone, quando è tornato a casa, ha trovato il macello e ha chiamato lui la polizia. Perciò... Già scusate, mi viene in mente una cosa completamente irrelata che prendo dal grande archivio dei Compagni di Merende, in cui Gabriella Ghiribelli, e con la conferma di Norberto Galli, ricorda di essere stata una volta aggredita da due uomini incappucciati col coltello e che poi loro siano riusciti a metterli in fuga. Ora, giusto perché la Ghiribelli era una prostituta di quell'ambiente lì, viene da chiedersi che cosa volessero questi o se erano determinati a ucciderla, vabbè, ma tutto qui quello che dice la Ghiribelli. Mi stanno dicendo, Deborah mi sta dicendo, sottrazione delle agendine delle donne con dei numeri dei clienti mai ritrovati, è vero? Nel caso della Cuscito non mi risulta. No, qui non dice, non fa nome. No, ora non mi ricordo. Per altri casi riguardi, in qualche caso erano sparite, non si trovavano effettivamente le agende con, però E questo discorso dell'agendina riporta comunque anche al mostro di Firenze? Eh certo, dici tutti i contatti che lei ha. Capito, perché non voglio che voi vediate i suoi contatti. Appunto. Non c'erano social network, io, Facebook, niente. Un'agendina racchiudeva veramente la loro vita. C'era l'archivio. Io invece, sai cosa mi è venuto in mente? Il fatto che, non ricordo ora, ditemi se sto sbagliando, la Cambi aveva cambiato un numero di telefono, possibile? Sì. No, il discorso è che lei alloggiava non ufficialmente presso casa della zia. Sì, e ma quindi... ti sto parlando io, perché guardi lui? Ah no, perché cercavo conferma. Okay. Non sono sicurissimo su Calenzano e Annessi. E mi sembra che lei pernottava dalla zia, lei aveva fatto via Bellini e poi lei abitava in via Bellini e in via Scarlatti, se non sbaglio, cioè, ho seguito le sue case e poi si è spostata e in quei giorni, nei giorni del delitto, loro abitavano presso casa delle zie, quindi si è sempre detto non era reperibile la famiglia Cambi da uno sconosciuto, quindi probabilmente lei aveva un'agendina con il numero e il però marinato, aspetta, cioè... perché venne detto questo, giusto? Sì. Allora, esatto. No, c'era l'idea che forse potevano avere, però io questa cosa qui parlo a nome mio esclusivamente, quindi non sto riportando la teoria di qualcun altro, ma perché la Cambi doveva avere l'agendina con il numero della zia? Io perché me lo so. No, attenzione, era un numero temporaneo quello. Sì. No, 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 era il numero di casa della di zia. Di casa della zia? Era il numero di casa della zia. Io il numero di casa di mia zia lo so. Era la linea che aveva dei problemi in quel periodo. C'erano delle condizioni, sì, c'erano delle manutenzioni. Sì, però sì, attenzione, che la telefonata non chiese della Susanna. Fu la zia che la telefonata arrivò che ancora non era stato trovato, scoperto il delitto. E chiedevano della mamma. La mamma, e erano alloggiati dalla zia perché erano in procinto di trasferirsi. Chi chiamò disse: io c'è la signora Cambi, e la signora Cambi poverina era distrutta perché non gli era tornata ancora a casa la figliola, erano andati a fare la denuncia la mattina, e la zia gli dice: ma è per la ragazza, esatto, è la zia che dice: ma state telefonando per la ragazza che non è tornata. No, dice: io ho bisogno di parlare, ho bisogno di un chiarimento da parte della signora, e poi si interrompe la telefonata. Ma Luca, a livello di tempistica è proprio impossibile che fosse un agente che l'avevano appena trovati e cercavano di contattare la famiglia? Mi pare che a livello di tempistiche sia impossibile, anche perché poi cercarono di capire chi poteva essere stata a fare una telefonata del genere e non ci furono riscontri in ma quel poi senso. Non lo so, io ecco, qui si entra un po' nel dettaglio, non credo che avrebbero telefonato per dirgli: signora, sua figlia sta rinvenuta, cioè, penso che qualcuno sarebbe andato lì a
a dirgli qualche cosa, spero, per l'amor del cielo, poi tutto è dato. Però ecco, quello che veniva fuori è che dice: no, ma come facevano a sapere che la Susanna abitava? Ma in realtà il tizio non chiede della Susanna, chiede della madre, chiedendo un chiarimento. Così, per dire, siccome sta cambiando casa, magari un ragazzo lavorava nell'agenzia, aveva bisogno di sapere il codice fiscale, sì, scusa, aveva bisogno di un chiarimento, tu casca la telefonata. Poi non è che casca in tutto il quartiere e neanche in tutto il palazzo, casca lei, perché la zia di Susanna va dalla vicina per chiamare la Telecom. Scusa, ma ipoteticamente non potrebbe aver riattaccato lui? Dice che cade la linea. C'era un guasto al telefono, ma questo chi lo dice? Il verbale di hanno fatto indagini, sì. No, ma poi faccio per chiedere, viene confermato che c'erano le operazioni di manutenzione del concorso, questo è confermato. Quindi non è un semplice agganciare, non voleva essere una critica, no, assolutamente. No, era proprio un guasto sulla linea e la signora chiamò e vennero gli operai e gli dissero: guarda, la linea gliel'abbiamo ripristinata, e dissero che mentre erano lì che la riparavano erano arrivate altre telefonate. Però ecco, al di là di questo Dire, c'è un ragazzo che dice ha citato un delitto risolto in Firenze, un delitto Cucuini, sì. Complimenti, bene, sì. C'è questo ragazzo che mi scrive: se c'è bisogno di un abitante del luogo Scicli dove è morta la Ciabani, io ci sono, se volete vi do il contatto dopo, se lui mi permette. Certo. Altra domanda di Nick Moon, grande Nick, ciao, grande Moon. Mi butto là uno spunto che forse non sarà originale, ma che personalmente trovo interessante: è mai stata fatta un'analisi censimento dei morti che gravitavano nel giro dei guardoni dell'epoca? È mai stato trovato qualche caso di guardone morto in circostanze anomale? Certo, sappiamo di almeno due, però sono famosi. Io invece questa suggestione di Kimon potrebbe avere spazio, un approfondimento sistematico di morti come suicidi o scomparse, sarebbe molto interessante, perché non sono venute fuori, sarebbe molto interessante registrare tutto il materiale, avere gli archivi o i fascicoli e vedere chi si è suicidato e se col senno di poi questi suicidi siano effettivamente tali. Però per rispondere a Nick, Luca, se mi dai una mano, c'è il guardone delle cave di Maiano negli 80 e uno alle Cascine con un colpo di lama, e sono rispettivamente Borselli e Milianti, se non sbaglio. E poi di guardoni che finiscono male ce ne sono diversi, c'ho una piccola lista. Comunque, grande Nick, l'ho beccato di persona a Mosciano sabato, che avevo detto: noi passiamo di lì, lui si è fatto trovare. Sei andato con Ofiero, mi ha detto: sono andato con Ofiero. Com'è stata l'esperienza? Tutto bene, interessante, ma è stato bellissimo incontrare Nick, che mi ha edotto su moltissimi particolari su Mosciano, di cui ci occuperemo presto, e che ignoravo veramente. Ci rivedremo presto. Sui guardoni ammazzati, hai qualcosa da aggiungere, Luca? No, a parte appunto il discorso che il guardone alle cave di Maiano era il guardone alle cave di Maiano. Alle cave di Maiano, che poi Spalletti in un'intervista, non so se prima o dopo questo delitto, quando Spalletti si allarga un po' e parla con i giornalisti della gerarchia dei guardoni, dice: no, qui a Roveta, ma no, casomai alle cave di Maiano, loro se gli tocchi la macchina, se gli tocchi il loro posto ti bucano le ruote della macchina. È strano poi come questo delitto emerga nel contesto del cave di Maiano, quello sia un guardone. L'ho sempre presa come una sorta di anticipazione che Spalletti sa un po' più di quello che dice, però strano che abbia evocato Maiano e poi c'è l'omicidio. Comunque ai miei tempi, nel giro che frequentavo io, i posti più gettonati erano Monte Morello, zeppo di guardoni. Monte Morello e le cave di Maiano. C'è tanta gente che conosco io e si appartava alle cave di Maiano. Sì, certo. Era proprio un posto famoso, era anche un pochino altolocato, credo. No? Sì, è bello, anche io ci andavo con gente ricca, è vero, mi ricordo che lì ragazzi quando faceva l'esco. Comunque, uno dei sospettati entrati nell'indagine. Poi fu assolto nell'89, però frequentava le cave di Maiano come sportivo. Chi era questo? Non si può menzionare? No, voglia. Nome e cognome, Salvatore Vinci. Accidenti. Faceva scuola da dire SV dovrebbe. Certo. Sulla questo è noto dalla sentenza. Ma che sentenza, si arrampicava, perché le cave scuola di Maiano c'hanno le cave e ci sono le pareti verticali dove lui si allenava. Sì. Ma anch'io ho fatto le arrampicate. Free climbing si faceva lì alle cave di Maiano. Assolutamente sì, l'ho fatto anch'io. In che anno?
Era ragazzino, avevo 14 anni. Sta a vedere che magari ha incontrato quel signore gentile che ti ha spiegato, ti ricordi? No, sì, dice che lui detto in fiorentino ha battuto delle ronciate clamorose, lo credo io, ma veramente notevoli. Poi è pericoloso. Una volta me la sono fatta tutta di sedere, in discesa. Ho perso la presa. Quanti sono? Anche 60-80 metri di parete? Eh sì, un'ottantina abbondanti. C'è una telefonata. Sì. Pronto? Pronto, buonasera, sono Gianluca dalla Sardegna. Buonasera. Ciao. Salve. Saluto a tutti. Ciao Gianluca. Ciao. Ciao, ciao a tutti. No, ascoltavo i vostri discorsi, molto interessanti. Chi è Gianluca Carlotti? Con attenzione, perché sono ovviamente degli argomenti che a me sono quasi sconosciuti, cioè in gran parte perlomeno. Per un attimo diciamo, ho avuto l'impressione che la presenza di Francis e di Luca abbia mitigato la sardità che chiareggia. Però poi adesso questa affermazione di Luca mi ha riportato un attimino nella... rimarrò comunque col dubbio di come Daniele potesse fare arrampicata nelle case. Ma quello ce l'abbiamo magari... tutti. Vabbè, ero 77 kg. Ora non guardare foto attuali che sono 95. Ero 77 kg e facevo tutti gli sport di questo mondo. Perdonami la battuta. Ma tranquillo, non c'è problemi. Mi sentite bene comunque? Come? Mi sentite bene? Sì, sì, sì. Un po' basso, ma ti sentiamo. Se parli, bene. Sì. Se stai zitto, non ti sentiamo. Okay. Sto aumentando leggermente il volume. Allora, io diciamo, sono rimasto particolarmente incuriosito dal delitto della Ciabani. È una cosa su cui ho ragionato parecchio. Spesso mi sono chiesto appunto se ci fosse una qualche altra pista alternativa a quella dei sardi che comprendesse comunque l'entourage che ruotava intorno ai sardi, che era comunque composto da persone sempre immigrate provenienti dalla Sicilia, insomma. E qui chiaramente finisce la mia ipotesi, perché non ho elementi per continuare il discorso. Ipotesi se ne sono tante rispetto rispetto ai sardi. Ora, di altri immigrati stavi parlando te? Sì, sì, di altri immigrati che comunque ruotavano intorno. Lo stesso Lo Bianco era siciliano. Certo. Sì, sì. Ecco, esatto. No, mi riferisco sempre comunque ad un possibile passaggio di mano della pistola, qualora fosse andata così, cosa che non sapremo mai. Comunque sempre nell'ambiente, diciamo, in un ambiente che non fosse strettamente quello sardo, ma che comunque gravitava intorno a quello sardo, insomma. Ma e è poi, probabile che qualche amico, ma magari anche fiorentino, non è detto per forza di cose o siciliano o sardo o comunque immigrato da qualche altra regione. Secondo me poteva essere anche un fiorentino. Sì, sì, certo, no, ma io peraltro non ho assolutamente una mia tesi riguardante, diciamo, persone conosciute, ecco. Io sono, diciamo, tendenzialmente propendo per l'ipotesi di una persona mai entrata nelle indagini, che poi ci potesse essere un coinvolgimento di qualche altro soggetto che ha visto o anche, diciamo, assistito, magari poi non ha si è tenuto tutto per sé. Quello è una cosa probabile, perché sappiamo benissimo che l'ambiente era frequentato da guardoni, o comunque che lo stesso Pacciani potesse aver visto qualcosa, anche se magari non sia stato lui poi l'autore materiale degli omicidi. Magari lui era un semplice ricattatore. Sì, diciamo, ci possono essere tantissime ipotesi. Poi un'altra cosa che mi è venuta in mente, quando relativamente all'argomento di stasera, cioè quello dei delitti collaterali, io ho pensato, quando ho chiesto l'altra volta, l'altra puntata, avevo chiesto se questi omicidi fossero stati commessi in delle fasce orarie diverse da quelle, o comunque in presenza di luce. Perché ho fatto questa domanda? Perché se gli omicidi sono stati eseguiti all'interno di abitazioni
o comunque in presenza di luce, questo avrebbe potuto inibire l'assassino dal commettere le scissioni, perché magari non si è trovato coinvolto in quell'ambiente particolare notturno che poteva avergli dato quella, diciamo, capacità, quella possibilità di fare le scissioni, diciamo, perché comunque parliamo di atti che sono tremendamente truculenti, ecco, anche per qualsiasi tipo di soggetto, anche un omicida, voglio dire. Quindi è possibile, penso io, che il clima particolare notturno di buio abbia facilitato l'esecuzione di queste scissioni, cosa che magari in altri contesti, tipo un'abitazione, un appartamento, abbia inibito il killer, che potrebbe anche in qualche caso essere lo stesso. Questo è un'ipotesi mia. C'è da dire che magari può essere stato inibito anche dal fatto che, essendo prostitute, probabilmente aveva paura anche dell'arrivo di qualche altro cliente. Certo, magari aveva l'appuntamento subito dopo, e pertanto lì l'azione doveva essere ancora più veloce, perché magari scendevi le scale e trovavi il cliente che saliva e ti vedeva, capito? Certo, certo. Perciò, concordo. La rapidità, secondo me, è stata ancora più la velocità è stata ancora più più veloce, anche se non torna al discorso, sì, però capito. Proprio perché, per il fatto che qua, se non mi ricordo, in un caso in particolare, non so se su un'agendina o su un foglietto, era stato trovato una serie di appuntamenti, quasi una scaletta, cioè tipo 10:40 Tizio, 11:10 Caio, mezzogiorno e 20 Sempronio. Pertanto chi agiva in quel lasso di tempo lì doveva essere per forza veloce ad agire, perché rischiava di incontrare intanto era in un condominio, perciò il rischio non solo i clienti certo. Poteva incontrare un condomino, poteva incontrare chiunque, pertanto doveva esserci velocità di esecuzione e fuga. C'è anche da dire che alcuni di questi delitti spiegherebbero diciamo il tempo, il lungo tempo che noi siamo abituati ad associare ai delitti del mostro tra un delitto e l'altro, perché tutti ci siamo sempre chiesti come mai è rimasto per 7 anni inattivo, come mai è rimasto per 4 anni inattivo, oppure all'interno di un anno, viene da chiedersi, ecco, come mai non abbia mai più commesso dei, se questa attesa sia stata poi motivata da prudenza o da diciamo mancate occasioni, oppure se poi lui ha realmente soddisfatto questo suo bisogno di uccidere con altri in altri contesti, ecco, questo discorso qua. Va bene, allora Gianluca, noi dobbiamo salutare perché è si partita deve anche, no, si deve andare in fascia, si deve andare in fascia, e comunque è partita la musica, così è saltata già rimesso tutto a posto, però si deve andare in fascia. Grazie mille, buona serata e tanti saluti. Ciao Gianluca. Allora, 2 minuti, si va in fascia e torniamo. Bene, siamo tornati. Non lo so, ragazzi. Eravamo cascati qualche attimo. Mandato un messaggino dicendo che prima della fascia avete sentito uno strano mugolio. Non siamo stati noi. Non lo so, magari c'è delle interferenze. Bronze, che ne dici? Ora, interferenze sul web, a parte il fatto, torniamo al mistero della notte del mistero, che la nostra linea è andata dovunque poteva andare a finire. È andata a finire a Saginale. Ah, non lo sapevi, Francis? Non poteva andare da qualsiasi parte. Da Farini? Cioè, poi se mi sbaglio, se mi sbagli un cavo, e noi siamo in via Santa Reparata, in pieno centro di Firenze,
posso capire magari se mi va a finire in via delle Ruote o in via 27 Aprile o in via San Gallo, ma su un altro comune e precisamente a Sagginale, inquietante, sì, parecchio inquietante. Capito? Sì, è molto inquietante. Poi vabbè, comunque non siamo stati noi a mugolare, la Vera razzista pazzita, sì, che non ha detto niente. Noi non abbiamo mugolato. Il mugolio non dipendeva da noi, poi lo sentiremo in registrazione magari. Se c'è, sì, se c'è, ma non credo proprio ci sia. Intanto un mugolio stasera perché Halloween, vabbè. Posso è già una serata inquietante perché la notte del mistero con Halloween. È vero, effettivamente. Bene. Dicevo, posso intervenire su Elisabetta Ciamani per ribadire e dire a Francis: tu non sei più solo, no, nel senso che io sono d'accordo con lui, anche perché abbiamo parlato un po' di questo delitto. Tra l'altro, Francis recentemente, non è mai solo, no, diciamo, certo, mai. Anche se lui diventasse Vinciano, noi si diventerebbe Ciamani. Tra l'altro, su questo delitto c'è sempre stato il discorso suicidio-omicidio. No? Prima non avevo finito il discorso su Malatesta, e lo finisco rapidamente. Omicidio-suicidio, volevo portare questo elemento. Malatesta, quando venne riesumato il corpo, allora intanto aveva piedi che, si è detto, strusciavano in terra, come già è stato detto, questo non è indice di un omicidio, di uno staging, come si dice, fatto male, perché l'impiccamento con i piedi che strisciano in terra è proprio tipico invece degli suicidi. Si chiama addirittura, c'ha un nome, si chiama impiccamento alla Condé, perché si impiccò praticamente alla finestra il duca di Sona, e fece, per dire, anche un attore famoso, Robin Williams, si è suicidato impiccandosi alla maniglia della porta. No, è termosifone, Al termosifone con De? No, mi sembra. No, Robin Williams? Boh, non lo so. Comunque era sul basso, o al termosifone, sì, alla maniglia della porta. Sì. Perché proprio il meccanismo perché non è un meccanismo semplicemente di soffocamento, ma può colpire il nervo vago, per cui svieni e poi magari perdi conoscenza e poi chiaramente vai in asfissia. Quello che poi successe è che Malatesta venne riesumato e dissero: non ha lo ioide rotto, per cui non c'è il sospetto che effettivamente possa essere stato un omicidio. Allora, io ho letto una cosa interessante su un trattato di medicina legale piuttosto recente, del 1840, ultima edizione, e anche su degli studi, ora me li ero segnati, che lo ioide rotto nella... Ora, questo magari, se c'è un medico legale che mi sente, si incazza. C'è una precisazione, cioè, Massa Bosco. Dice impiccagione per sospensione, in realtà è il modo più semplice e più diffuso è indolore per impiccarsi. Sì, esatto. Sì, perché cioè, praticamente se ti colpisce il nervo, non mi ricordo come si chiama, insomma, c'è la perdita immediata di conoscenza. Ah, ok, quindi poi non te la quindi accorgi. No. Però ecco, dicevo, quella cosa che dicevano, quando è stato riesumato il cadavere, gli avevano trovato lo ioide intero e l'ossicina sta sotto la lingua, sopra la lingua. Io ho letto, ora magari lo posso riportare anche da qualche altra parte, che è abbastanza, non raro, però è una minoranza di casi in cui nell'impiccamento per suicidio si rompe lo ioide. Quindi, di fatto, c'era scritto addirittura in questo, ora se volete, vero... cioè, effettivamente potrebbe essere un suicidio. Non è certo che lo ioide si rompa, insomma. Non è certo, ma anzi è quasi lo ioide. Sì, esatto. Non difficoltà stasera. Sì, può darsi il viaggio, il vinello, che veramente solo un bicchiere buono. Già. No, sono in difficoltà perché mi ero preso degli appunti, perché queste non sono poche cose che si ricordano a memoria, però vabbè, comunque la sostanza è questa, cioè volevo dire che non è detto che se lo ioide è integro vuol dire che c'è stato un omicidio, anzi di solito è l'incontrario, cioè l'omicidio lo sospetta, questo lo dice su sto trattato qua, però anche sono state fatte anche delle statistiche, mi sembra, in Thailandia e in India, per le quali i suicidi in un quarto dei casi di suicidio era avvenuta la rottura, ma nei tre quarti no. No. Quindi, questo per dire,
Poi c'era Malatesta, appunto, c'aveva anche una frattura al naso, c'era anche questo elemento qui, però anche lì non sappiamo quando è stata effettuata. Quindi comunque sì, resta il dubbio, però voglio dire, il dubbio c'è, può essere stato un suicidio. Nel caso della Sciabani, io ho sempre pensato che, da quello che è stato raccontato, che non potesse essere un suicidio, ma guarda che asinacci questi di medicina legale, che non ci capisco niente, no? Fra virgolette, permettetemelo, ecco, un virgolettato, no? Uno viene a pensare, gli può insegnare io il mestiere. Però parlando anche con l'ottimo Enea Oltremari, che ci ha un po' veramente detto come sono andate le cose, anche Cappelletti ce l'ha, abbiamo avuto una bella discussione, e effettivamente andando a vedere i dati, perché ecco una cosa, andrebbero sempre viste le cose come stanno e come sono scritte, perché spesso come si raccontano non c'entrano niente. Effettivamente i dubbi sul fatto che la Sciabani si sia suicidata ci sono, cioè è possibile francamente che si sia suicidata. Per chi non lo sa, com'è stata morta questa donna? Questa ragazza, intanto soffriva probabilmente di problemi, diciamo, psicologici, non era proprio, quindi era un po' predisposta. È stata trovata nuda, era in vacanza a Scicli, appunto, e in un giorno in cui i parenti erano andati a fare una gita, lei era rimasta sola con la nonna anziana, non mi ricordo, prende, va in lavanderia e poi viene trovata morta. Viene trovata morta con un coltello infisso nel petto, addirittura parte del manico era infilato nella ferita, e aveva una ferita di circa 12 cm fra il pube e l'ombelico. Allora, quello che deporrebbe a favore di un omicidio è il discorso che, sto citando anche un video che è stato recentemente postato, io non ho gli estremi ora, se no lo farei, però lo trovate su YouTube, sul canale di Cappelletti, è molto interessante. Questo perché non è farina del mio sacco questa cosa, e quindi mi piace dare le indicazioni e dare i crediti che devono essere dati. Sembra anche giusto. Esatto. Mi perdoni un attimo, faccio un'osservazione perché mi è venuto in mente adesso. Allora, mi è arrivato un messaggio oggi di una persona e mi ha detto, dice, non vi dovete incazzare, so che vi siete incazzate perché le trasmissioni vengono scaricate. Io non mi sono incazzato, perché poi il discorso lo feci io, non mi sono incazzato perché le trasmissioni vengono scaricate, anzi, se le scaricate vuol dire che mi piacciono e che comunque è una c'è sorta un interesse di, c'è un interesse, una sorta di collezionismo, no? Un po' morboso, secondo me, ascoltare noi, però vabbè. Io mi sono incazzato su quelli che hanno da criticare sulle altre persone dicendo che lucrano, e io ho detto, molti scaricano i video e neanche poi ce lo dicono, è differente la cosa, non c'è una sostanziale differenza. Io ho detto semplicemente che li potete scaricare tranquillamente, e dico sempre, lo ditelo a me ma non dite al Bronzi, perché Bronzi si incazza, perché è vero, perché poi mi dice a me, adesso le scaricano tutte, allora, però almeno quando, come dire, se le ripubblicate da qualche altra parte, perché io l'ho notato che qualcuno l'ha anche ripubblicata, però poi l'ha ricancellata immediatamente, almeno dite da quale radio proviene, www.florestaceradio.com. Basta questo, io mi sono incazzato per quello, non perché scaricate le puntate, perché se le scaricate ci fa anche piacere, per me è un onore, però vi ripeto, una sorta di collezionismo morboso, almeno ascoltare, anzi, me se ripubblicate però almeno i credit il minimo. Vabbè, tutto bene. E ci tenevo anche a precisare, perché so che Francesco a volta se l'è presa anche male quando io dicevo voi scaricate i libri, cioè Francesco non scarica i libri, però lui è sempre la prima persona a dire io l'ho fatto solo con uno, mi dispiace, io non pensavo assolutamente. Purtroppo ammetto che a volte io so che tu sei una persona sotto certi aspetti molto seria, e non mi riferivo assolutamente a te ma a altre persone, ecco, te lo dico. Troppo tocchi un tasto, perché io devo ammettere che a volte quando devo procurarmi però qualcosa, però non l'hai mai criticato, almeno. Ah no, certo, io credo in internet come una chance di libera condivisione. Se mai producessi qualcosa meritevole di essere venduto, io non avrei commentare, l'ho scaricato, esatto, non avrei problemi a me, esatto. Lo venderò ai cinesi, prego.
scusate, ma scusami, Luca, ma era no, assolutamente, no, si fa anche per variegare gli interventi, se no poi la gente gli vengono a noia. Mi dispiace perché mi dicono, vi siete incazzati, io però purtroppo non posso, a parte che il problema non si pone, perché se non ci potete ascoltare il giovedì sera, la domenica sera, sapete sempre che io nel canale metto sempre la premiere, e poi dopo la premiere il video rimane là. Quindi potete fare anche a meno di scaricarla, volete scaricare, ve la portate, volete portare. C'è gente che mentre corre, si allena o in palestra ascolta Notte e Mistero. Grandi. Quindi vabbè, era solo per precisare. Prego Luca. No, ecco, volevo proseguire questo discorso qua. Diciamo che io riporto quello che un po' è stato detto. E, diciamo che a favore dell'omicidio di Elisabetta Sciabani. Allora, intanto come è stata trovata, dicevamo? È stata trovata col coltello infisso nel petto, che è la ferita mortale, e un'altra ferita di 12 centimetri al basso ventre, e questa è già una cosa un po' strana effettivamente, però è stata trovata a bocconi, cioè lei era caduta in avanti, il sangue era praticamente quasi solo sotto di lei, non ci sono tracce di sangue, quindi diciamo mi è piaciuta l'impostazione del medico legale, di cui non mi ricordo, Valentina mi sembra qualche cosa, non ricordo il nome, ma è sul video, che fa tutta una digressione interessante, perché poi dice a favore dell'omicidio, dice che cosa ci sarebbe, ferite multiple da taglio, cioè l'omicidio dice di solito è una ferita sola quando ti uccidi con un coltello, qui ci sarebbe, però dice a volte succede questi diciamo tagli di assaggio, quindi la ferita vera sarebbe quella che lei si autoinfligge nel caso del nel petto. Poi cadendoci sopra, perché poi dice ma la forza per farlo, in realtà le cade sul coltello al punto che gli si infligge della ferita sprofonda che parte del manico. Mamma mia. Questo chi ha un coltello in mano, tra l'altro quello è un coltellino caimano, cioè non è un coltello immaginato, un coltello da caccia, è un coltello da cucina, quelli che si comprano al supermercato per tagliare la carne, quindi la carne, un coltellino da cucina. Chi ha il coltello in pugno come non infligge anche il male, e poi lei cade in avanti, e quindi ecco, è questo probabilmente il meccanismo che fa sì che il coltello entri in profondità. Poi il fatto è che non le impronte, perché ecco un'altra cosa che dicono, va bene, ok, come fa in un suicidio a non lasciare impronte sul coltello? Allora, quello che mi pare venga detto nell'autopsia, però non sono sicuro, è un po' ambiguo, tanto per cambiare, è scritto qualcosa, andatela a rivedere, perché io non, è qualcosa di tipo la ricerca delle impronte ha dato esito negativo, non c'è scritto e non ci sono impronte, potrebbe, allora la domanda è, ma che vuol dire ha dato esito negativo? Che ci sono le impronte di lei ma non ce ne sono altre? Non è ben chiaro questo passaggio qui, cioè, oppure che le impronte ci sono ma non sono leggibili. Anche questo sarebbe un esito negativo, no? Perché chiaramente se te maneggi un coltello e ti scivola la mano mentre non è una ditata su un bicchiere. Chiaro. Quindi magari le impronte ci sono, ma non essendo leggibili le impronte hanno dato esito. La ricerca delle impronte ha dato esito negativo. Quindi anche questo aspetto andrebbe meditato prima di scagliarsi contro sti medici legali, che a volte critico anch'io, per esempio la famosa datazione di Scopeti, però di media insomma bisognerebbe almeno partire da cosa hanno detto loro, da quali sono i dati di fatto che propongono, no? Prima di dire così. Quindi invece ecco, soprattutto diceva non c'è dei meccanismi, non sembra avvenuta un'aggressione, non c'è un'aggressione col coltello, butta sangue dappertutto, la donna si difende, non ci sono ferite di difesa, non ci sono ecchimosi di difesa, è pulita, la scena è pulitissima. Ma è quella al pube? È quella al pube, lei se l'è, cioè in che senso è la pube? E chi gliel'ha fatta? Se l'è fatta da sé, se è un omicidio, se lo sarebbe fatto, allora se è un suicidio. Io sono abbastanza convinto, senza chiaramente poterlo affermare al 100%, ma che effettivamente possa essere un suicidio. E la ferita al pube, ne parla appunto il medico legale che compare nel video di Cappelletti, che dice che
probabilmente lei ha fatto una specie di assaggio, ha pensato di uccidersi, sembra quasi giapponese, avrà pensato di uccidersi in quella maniera, ma forse vedendo che non sortiva effetto si è colpita al cuore. E molta gente che dice che avanza l'opposizione, e come fa uno a infilarsi interamente un coltello dopo essersi aperto la pancia? E ora non voglio fare le citazioni classiche, che una delle forme più famose di suicidio nell'antichità classica era di gettarsi sopra la spada, e la mia impressione è che un suicidio dopo quel taglio, dopo quel grosso taglio fra l'addome e il pube, lei possa, diciamo, aver facilitato la penetrazione fino in fondo buttandosi sopra la lama e poi in qualche modo rigirandosi teoricamente. Comunque sono due ferite. Non era proprio a bocconi lei. Ah, lei ecco, era fine sopra, fine direttamente a bocconi sopra, sopra. Io, il ecco, coltello. Me la sono sempre immaginata a pancia in su, invece ecco, fine del discorso. Allora sicuramente c'è stata una pressione sul coltello che giustifica. L'unica... Valentina Bugelli. Valentina Bugelli. Scusa se non ho ricordato a mente subito. Fa un discorso molto convincente, nel senso convincente, porta elementi per una tesi e per l'altra, dimostrando fra virgolette che non è campata in aria l'idea del suicidio, cioè mentre fino a tanto tempo, tra l'altro altra cosa, la Cambi non è mai stato dimostrato che conoscesse Prendiamo il toro per le corna, esatto. Perché questo delitto siciliano di una ragazza fiorentina viene così pretesamente associato al mostro o cercato di essere collegato al mostro? Perché l'unico dato che emerge è che Elisabetta Ciabani oggettivamente abitava a 100 metri da casa della Cambi, e quindi c'è stata tutta una serie di speculazioni mai confermate, anzi smentite, sul fatto che le due ragazze fossero amiche. Su questo presupposto è facile poi, no, l'illazione che il mostro abbia fatto una trasferta. Poi c'è anche quella connessione, se non sbaglio, che Tricomi andasse in vacanza a Scicli, e quindi la speculazione c'è stata. Però almeno penso che siamo d'accordo su dire... Prego, prego. Ecco questo. Ma scusami, ma i sacchettini? Dicevo, dici. Ma i sacchettini non si intende di morti collaterali, no? No, scherzo. Io non è vero, non me ne intendo. Le mie riflessioni sono sempre quelle che rimangono nel mio intervento precedente. Cioè, mi risulta difficile trovare un collegamento vero con i delitti seriali del mostro, perché a meno che non sia appunto un omicida ad ampio raggio, riconoscibile solamente dalla serie dei delitti delle coppiette, però ecco appunto quando all'inizio Luca ha parlato di alcuni omicidi collaterali famosi, ecco, per esempio quello del Malatesta come dire, un delitto collaterale molto vicino alla serie dei delitti del mostro. Tra l'altro non avete detto una cosa che si legge ovunque, cioè che questo, e lì c'è proprio il confine tra suicidio e omicidio, perché sembra che il corpo del è un po' banale, chiaramente, però la foto sembrerebbe alludere al fatto che lui appunto toccasse il pavimento. Sì, no, l'ho accennato, nel senso forse non, sì, magari non sono stato, nel senso che questo fatto che, allora... Anche se è una specifica modalità di suicidio, mi sembra, sì, che lui ricordasse, che è stata codificata, questo tipico suicidio, e citava anche Robin Williams, di gente che si impicca toccando terra e non appendendosi, ma... Anzi, di anche... solito, una volta ero con Francis seduto sui gradini di Piazza San Lorenzo e dissi: probabilmente Pacciani e compagni di merende non sono il mostro, ma sicuramente hanno ucciso il Malatesta. C'è questo problema che lo stesso figlio Luciano ci testimonia di come lui avesse manifestato più volte l'intento e l'intenzione di suicidarsi. Suicidio, sì. E lo stesso dice anche la Ghiribelli, che perché era una persona. Era depresso, aveva dei problemi, sì. Sì, e che aveva già cercato di suicidarsi, quindi sul caso Malatesta. Però Nesi ci dice che dormiva con una falce, certo, vero anche quello. Col falcetto sotto il cuscino. Sotto il cuscino, perché appunto questi facevano come uso casa sua, casa loro. E che ad altri avesse detto: temo, mi vogliono ammazzare, questo aveva detto, è vero. E lì ci leggo proprio la prepotenza di due
personaggi di, anche tre, anche tre, perché se l'hanno ammazzato erano Vanni Pacciani e Andriaccio, anche che è nel mezzo, che è il cognato della Sperduto, il cognato dello stesso Malatesta, se l'ipotesi è questa. Ecco, sicuramente quella casa lì, quella donna lì, quella famiglia lì hanno vissuto davvero l'emarginazione di quegli anni, sì, in un particolare, sì, in un particolare, anche perché poi oltre Andriaccio, Vanni e Pacciani, viene sollevato qualche dubbio anche riguardo a Filippo Neri Toscano, che è l'ufficiale che stende il referto dell'impiccagione, dice sicuro caso di suicidio. A posteriori, quando poi sospettano i compagni di merenda di essere il mostro di Firenze, questo suicidio risulta un po' meno chiaro. Volevo fare una domanda a Francis, ora faccio come lui, no? Lui, io faccio domande. No, stavo guardando i lanterni, ne è accorto. E chi è che ha ritrovato il cadavere? Andriaccio, ah, okay. Antonio quello Andriaccio, che è il cognato della ex amante della Sperduto e competitor rivale di Malatesta. È quello che dice che era andato lì non so, per fare una visita, non sbaglio. Sì, che passava, che lui doveva cambiare delle cose, aveva preso dell'olio, era passato okay, da lì, e lo vede la luce accesa, entra e lo vede. E lui e Filippo Neri Toscano poi interviene e si è sospettato, nella tesi accusatoria ovviamente. Certo, certo. Prego. No, dicevo, sì, allora il discorso dei collegamenti fra il mostro e gli omicidi collaterali. Beh, in un'ottica, allora io che penso che l'assassino sia un serial killer singolo, l'unico collegamento che se ne può fare è il fatto che sia lui stesso ad aver ucciso, quindi automaticamente viene fuori il discorso che se è lui avrebbe ucciso di persona le prostitute, e quindi dice perché il modus operandi è cambiato. E poi suggerisce questa la tesi maniacale legata al sesso, ma un po' legata anche all'impotenza o a qualcosa. Sì, sì, uno che sta a guardare e ammazza le coppiette, uno che prova a confrontarsi con l'altro sesso, stai andando e fa un disastro su quell'altro discorso, cioè chi ritiene che per esempio dietro ci siano una molteplicità di assassini può anche pensare che alcuni di questi delitti e siano uno dei sei va a ammazzarlo. Esatto. E chi addirittura pensa che ci sia un livello superiore, alcuni di questi omicidi potrebbero essere commessi per mettere a tacere chi potrebbe conoscere, sapere, aver visto. Quindi questi sono i collegamenti che si possono ipotizzare. Poi quello della Ciabani di cui si è parlato è un po' molto particolare, perché dicevano essere un'amica, conosce il però lì cadono proprio i presupposti, al di là che si sia suicidata o che sia stata uccisa non c'è il presupposto, perché lei non è stato smentito, come ha detto giustamente Francis, non è stato provato, è stato smentito che lei conoscesse la Susanna Cambi, quindi quello è un omicidio un po' particolare, però ecco, dipende, questo l'aveva già detto Francis, a seconda di come tu ti poni. Ora lui ha detto chiaramente con molta più efficacia e molta più eleganza, ma a seconda di come tu ti poni nei confronti della vicenda, delle ipotesi tue, puoi vedere puoi leggere le vicende con una chiave diversa, perché ne so, io posso dar più importanza al fatto che venne rinvenuto questo biglietto in casa della Meoni e che quello è stato definito dagli inquirenti un omicidio premeditato. Però al di là di questo è la mia chiave di lettura, no? Qualcun altro dice no, ma che c'entra? Io ci leggo il terzo livello, secondo, terzo, quindi per me, che ne so, la Malatesta, che probabilmente conosceva la Milva, o si temeva conoscesse, è stata messa a tacere, perché poi non so se la vuoi raccontare te la vicenda, che lei pare si dovesse incontrare col suo nuovo... Con suo nuovo amante pare per dire qualche cosa a proposito del mostro, ecco, non lo so, questo se sulla sarebbe la compagna di Rubino, sì. la moglie di Rubino e suppostamente precedente compagna o amante di Francesco Vinci, anche se questo non è stato chiarissimamente dimostrato, figlia della Sperduto, sì, però è l'inaffidabile Calamosca che ci dà questo assist, allora tutti saremo felici di accettare questa verità, però non è documentata, io sono il primo che se mi dici più al 100%... Okay. Si deve andare in fascia. Andiamo. 2 minuti e si torna.
Gianluca, da Gianluca, non vuole dire il cognome. Spero di arrivare il 7, noi ti accoglieremo a braccia aperte. Ricordo che il 7 c'è il convegno più la cena. Brevemente dico le cose come stanno, ma ormai lo sanno anche i muri. Bisogna prenotarsi tassativamente al mio numero 338 1980 688. La cena non è obbligatoria, però se rimanete me lo dovete dire, cioè rimango sia al convegno che alla cena. Se non volete rimanere, nessuno, non dovete pagare niente, fine convegno ve ne andate, è festa finita. I relatori sono anche qui, ci sarà Luca Scuffio con i suoi argomenti, Francis Trini e tanti gli altri. Tanto la locandina domani presumo sia pronta, quindi vi daremo tutte le informazioni necessarie. Domanda da Nick Moon, anzi probabilmente è una considerazione che vorrei, e se la stessa morte di Pacciani fosse essa una morte collaterale? Lo si è teorizzato nel quadro giuttariano plurilivellato, in cui teoricamente, come si sarebbe voluto zittire Francesco Vinci e tanti altri, così teoricamente Pacciani, vedendo la certezza di una futura condanna in attesa di processo, forse si sarebbe, secondo la teoria giuttariana, si sarebbe deciso a parlare e sarebbe stato eliminato per questo. Mi sembra molto poco credibile, però parlando di questo mi è venuta in mente un'altra morte di cui non si parla mai, che io chiamerei morte collaterale, in realtà è una scomparsa. Il più fidato compare di Salvatore Indovino, che quindi quando noi cerchiamo di spiegare Vinci lo cerchiamo di spiegarlo dicendo che bazzicava Faltignano eccetera eccetera, c'è il compare più assiduo di Salvatore Indovino che scompare nel nulla alla vigilia del processo Pacciani, e questo è Domenico Agnello, un venditore ambulante di Prato che però lavorava a Mercatale Val di Pesa, era amicissimo di Indovino e amico di Pacciani, e questo sparisce nel nulla, è tutt'oggi non si sa, alla Salvatore Vinci, cioè potrebbe essere morto e scomparso oppure latitante o scappato. Quella sì che è una figura curiosa. Lo stesso Canessa diceva: non ci riusciamo a capacitare di come questo sia scomparso. Era l'uomo di Faltignano che loro volevano interrogare, che non è stato più reperibile. E poi hanno cominciato a cercare. Io una cosa volevo dire sulla morte di Pacciani, che mi ha stupito vedere sul web che l'avvocato Fioravanti in un primo momento dice che Pacciani era infartuato, vecchio, e quindi era impossibile, insomma, lui è morto per cause naturali, e in un'intervista successiva dice no, Pacciani è morto ammazzato. Vabbè, ora faccio, dice due cose diverse. Posso fare una specifica polemicissima, perché io assolutamente non mi dovrei permettere di parlare di un principe del foro come Fioravanti, ma se mi permettete, al signor Fioravanti, laureato a 42 anni in giurisprudenza, vorrei eccepire solo che ne ha date tante di dichiarazioni diverse e contrastanti Fioravanti, se uno dovesse seguire la linearità delle sue affermazioni relative a Pacciani, sarò un po' severo, ma mi sembra che abbia sempre soffiato sul fuoco senza dire un'emerita mazza, scusatemi, assumo le responsabilità, un'emerita mazza di risolutivo, di indicativo, se è 20 anni o 25 che sta a dire io memoriali, se dico quello che so, se apro il mio archivio, ma lo dice anche Filastò, se queste persone avessero veramente una microscopica, perché vi ripeto, tutte le altre teorie sono molto più deboli di quella dei compagni di merende, molto molto più deboli, perché ci sono le emergenze, e vorrò parlare in futuro di come, guarda caso, i compagni di merende credo siano le uniche persone al mondo che documentatamente frequentavano almeno tre piazzole dei delitti in posti diversi, cioè che frequentassero la Boschetta di Vicchio e Scopeti. È singolare, magari il mostro ne ha approfittato, comunque, vabbè, scusami. No, sei stato esaustivo. Secondo me Pacciani è morto stroncato dalla prospettiva di un processo che l'avrebbe sicuramente condannato, aveva annusato la libertà, e poi viene fuori Lotti, i giochi, indipendentemente dalla verità storica, i giochi erano fatti e lui sapeva cosa andava incontro, e quindi secondo me è stato schiantato da un infarto proprio. Ma sicuramente voglio dire che condivido la tua teoria sugli avvocati, perché in generale, ma questo specie, soprattutto Filastò, quando dice un uomo mai identificato, un uomo, cioè lui quando parla praticamente fa capire che lui sa chi è. Ma la domanda che ci si pone ascoltare i discorsi di Filastò è: ma te non hai paura a parlare così, visto che c'è un mostro ancora a giro e tu ce lo dici? Non ha paura, non perché, ha paura perché sa non esiste che, il mostro in giro. Non esiste il mostro di cui parla lui. Comunque, cioè, questa è la risposta che viene. Vabbè, ovviamente sono nostre posizioni personali, certo. Chiaramente. Ma io comunque penso che l'avvocato prima di tutto fa il suo mestiere. Quindi magari se un domani cambia... Che è quello di negare la verità, forse. Allora...
una mia amica avvocata una volta me lo disse, siccome io ho una formazione abbastanza matematica, diciamo, sto quadrato con gli spigoli io, e lei mi disse, ma guarda che l'avvocato dice, quando nella legge una cosa, 2 più 2, ma mica quasi mai fa 4. E a me sta cosa mi stava sulle palle, perché ho detto, ma non è, no 2 più 2 fa 4. E però c'ha ragione, cioè nel senso, è vero, alla fine anche Filastò anche portano avanti quello che dovrebbe essere l'interesse dei loro clienti. Quindi boh, magari fanno delle affermazioni a volte che poi si contraddicono, ma io credo facciano un pochettino il loro mestiere, bene, male, quello non sta a me giudicare, però ecco, ci sta che un avvocato, io mi ci fiderei molto, non scherzo, però oggettivamente, insomma, il vino sale, credo che... Il vinello sale. Sì, no, potremmo anche affrontare punto per punto, perché veramente ora non vorrei che diventasse una crociata contro Filastò e Fioravanti, ma io ho il dente ben avvelenato dalla mia prospettiva e ribadisco, questi avvocati non sono riusciti a scagionare neanche in un minimo, c'è una strana schizofrenia nella mostrologia, c'è tutto un effort, uno sforzo di negare la responsabilità dei compagni di merende contrapponendogli, non so se possiamo financo arrivare a commentare gli ultimi articoli, gli ultimi pseudo scoop ventilati e rimbombati che hanno un gran successo fra la gente confusa e approssimativa del social, ma se vogliamo accreditare queste novità, adesso mi assumo la responsabilità, ma mi è sembrato di leggere da qualche parte che c'è un giornalista che è venuto fuori dicendo, asserendo di avere conferma dell'esistenza della registrazione della telefonata del fornaio Farini. Ecco, io l'ho scritto, l'ho detto, mi si cerca anche di fermare quando lo dico, e io lo vorrei ribadire, io vi sfido e spero che si registri, sono qui, ci metto 10.000 euro, guarda, a chi porta sta registrazione, ecco, metto una taglia. Anzi, facciamola più conforme al mio task, metto una taglia di 1.000 euro, forse sono troppo pochi ma non ho soldi, a chi viene, io ve lo assicuro adesso, come? Spero che questa registrazione si possa ascoltare fra 20 anni, questa registrazione, uno, non esiste, due, se qualcuno vuol far credere che esista, beh, non verrà mai, il suo bluff non si scoprirà mai, perché non c'è, è improducibile, e adesso mi lascio dare, ma ti pare che se mai fosse esistita viene in mente a te nel 2020, ma non scherziamo, per favore, ma per piacere. Qui bisognerebbe fare un applauso a Frenzy. No, tutto mio. No, mi assumo la responsabilità. Io sono totalmente d'accordo su quello che, ecco, arriva, ti pare, cioè, ci hanno speso 40 anni di indagini e voi a dire indagini fatte male, è vero, voi siete più bravi di chi fa le indagini da 40 anni, ecco, e ti viene a te l'idea, cazzo, non ci avevamo pensato, in 50 anni che cercavamo il mostro c'era una registrazione vocale e ti hai avuto conferma da carabinieri anonimi. Bene, dai, lo conosciamo questa metodologia, fosse riscontrata saremmo i primi ad acclamarti. È la classica metodologia, sì, delle cazzate. Sì, perché se fosse vero saremmo i primi ad incoronarti mostrologo numero uno, ma se i mezzucci delle illazioni che creano sensazionalismo e non avranno mai un riscontro, se permetti, da me a te, non mi sembra neanche un modo onesto intellettualmente di procedere. No, certo. Totalmente d'accordo ogni singola sillaba. Purtroppo il sogno di ogni mostrologo è arrivare a una verità. Ma no, sai. Cioè, no, sì e no. Allora, è l'illusione, casomai, di ogni mostrologo. Risolvere il giallo. No, allora... Allora, per risolvere il giallo noi non abbiamo... Allora, qui si sconfina sulla filosofia, però... Ma allora, voi sapete tutti, penso, la cosa che dicevano, noi qui abbiamo un corridoio, un'intera stanza piena di anonimi, va bene? Pareti e pareti di biglietti di anonimi, bene. Quanti ne abbiamo noi? Sì, se tu le metti sul tavolo arriveranno a 3 centimetri. Che lì hanno 3 metri di parete di roba. Ma cioè, stai parlando delle lettere anonime che sono, sì, arrivate? Solo gestura. Di quelle, per esempio. Si parla di circa 2.000, circa una, 2.000. Non una, ma addirittura dice ne arrivavano più al giorno. Noi abbiamo una iota di queste lettere. Parlo solo delle lettere. Come si fa a dire noi si risolve? Non abbiamo nemmeno i dati che avevano gli inquirenti all'epoca.
oltre alle norme, anche le varie segnalazioni. Le segnalazioni. Sì, sì. Non, cioè... Ma anche quando fermano, come quella famosa di vigilanti, le persone fermate in momenti particolari, forse da quella intera pletora qualcosa di utile si potrebbe vincere, ma in io, qualunque ecco, senso. Magari qualcuno che ha accesso agli atti, sempre che ce ne siano ancora, può anche sperare di tirar fuori qualcosa, ma noi che ne disponiamo di, di una percentuale infima, non è quello che... Ma a me pare molto più interessante, proprio mi riallaccio, non per fare pubblicità, ma il video di Francis. No, per l'amor del cielo. Il nostro video, Luca. Il nostro video. No, ma è lui che l'ha... Cioè, perché quel video non esiste, non esiste un altro video come quello. Bastano 1000 euro per la pubblicità, io ve lo dico. Ma io ho le royalty, eh? Parafrasando... Guarda, io sto... parafrasando Davide Cannella, un milione. Qui, no, qui sono più di 1000 euro della sfida. Ma io ho le royalty sul lucraggio. Sul lucraggio. Il busco. Sì. Busco non vuol dire farci la cresta. No. No, ma nel senso che quel filmato dà uno spaccato di storia. Di storia, non di indagine. Le indagini, sì, nel senso ci piace comunque indagare, ma quello che secondo me è più alla portata di chi studia questa cosa è dare una storia di quello che quindi anche le indagini, ma sarebbe riduttivo ridursi a quello. Per questo io oggi, la prima cosa che ho detto quando sono entrato qui, magari, che queste morti collaterali, per parafrasare, cioè, a me non mi convincono. Se fossi l'indagatore, ciao ragazzi, ci vediamo, fate a voi la puntata, non mi muovo, ma sono estremamente interessanti da un punto di vista storico, del contesto, della ricostruzione del clima, di come della sociologia delle masse che pensano, perché quando furono uccise queste prostitute, subito sui giornali, capito? C'era il mostro in auge, porta subito il mostro. Vabbè, chiaro. Cioè, queste sono le cose che secondo me sono un po'... più alla nostra portata, e quel video lì che su cui ho le royalties, per cui mi raccomando, non esiste un video come quello, perché è un video a tutto tondo, non è un video miope su un aspetto e basta, che poi ci possano essere, io sono totalmente d'accordo, però ecco, è un video a tutto tondo, mi piace questo aspetto. Quindi non, questo per discorso andatelo a vedere, questo a vedere. Sì, per dire che non è vero che secondo me il mostrologo, che nome orrendo, ma insomma l'interessato alla vicenda voglia risolvere, tanto ormai ve lo penso, forse gli arriva ora e dice ma sai, mi sono comprato il libro di Giuttari, voglio risolverlo io il mistero, aspetto un anno e poi anche lui si allinea, insomma, dice no, guarda, non c'è, c'è da Antonio da Venezia, se possibile a fine serata, vabbè ci siamo quasi, due parole sul maresciallo Filippo Neri toscano. Beh, mi dai un assist che prendo al volo. Purtroppo anche un maniaco merendaro come me, cioè una persona quasi convinta della responsabilità di Pacciani e dei compagni di merende, ma con beneficio del dubbio, ovviamente, mi arrogo il diritto di rispondere. Neanche noi conosciamo bene questo personaggio. Approfondire un po' di ricerche di quello che si trova sul web, siamo riusciti a ottenere finalmente una foto che è inclusa nel suo necrologio. Quando Filippo Neri Toscano è deceduto, credo nel 2006 o nel 2008, il giornale locale di San Casciano gli ha fatto un servizio encomiastico e quindi è venuta fuori finalmente una foto. Poi chi ha avuto la fortuna, io andai a vedere Paolo Cochi che aveva invitato Minoliti e grazie a quel convegno ho potuto parlare con Arturo Minoliti, quindi ma non è che gli vai a chiedere del suo collega. Però in generale Filippo Neri Toscano è un carabiniere del comando prima di Mercatale, poi il comando viene accorpato a San Casciano e quindi è un famoso carabiniere di San Casciano che sta lì per diversi anni fino alla morte, fino alla pensione e poi alla morte. Ecco, nel mostro di Firenze questa figura emerge solo per le dichiarazioni di Lotti. Quanto siano fallaci e contraddittorie le dichiarazioni di Lotti lo sappiamo tutti. In questo caso c'è la mancanza di riscontro, quindi rimane il dubbio che abbia voluto tirare in mezzo una persona che non c'entrava niente o
fare il nome, però quando Lotti fa dei nomi e indica dottori, anche il dottore di cui parlava lui non era certo Calamandrei, non capisco come si sia potuta piegare su Calamandrei la ricerca, quando non avrebbe mai fatto riferimento al farmacista di San Casciano che tutti conoscevano come un dottore di cui non so il nome, quindi non poteva essere Calamandrei, al limite poteva essere Narducci, poteva essere Caccamo, ma qui sto andando ora da libera. Quindi questo Filippo Neri Toscano è interessante solo perché Lotti da questa illazione inconfermata dichiara che sarebbe stato l'uomo che forniva i proiettili per i duplici delitti che avrebbe dato a Mario Vanni, che a sua volta li trasmetteva a Pacciani. È una versione assolutamente incredibile, però questa figura è coinvolta nel giro dei personaggi dei compagni di merende proprio perché verrà inquisito, ma senza esito, poi non ci sarà nessun processo, e per la morte di Renato Malatesta. Oltre, in seguito alla dichiarazione di Lotti, viene considerato persona di interesse per quanto riguarda la morte di Malatesta, perché proprio Toscano, un altro elemento, l'avevamo già detto, redige il verbale sul sopralluogo della morte di Malatesta e perentoriamente scrive caso di sicuro suicidio, quindi a posteriori si è voluto pensare che fosse una maliziosa copertura dei compagni di merende, eccetera eccetera. Personaggio possibilmente parte dell'entourage dei compagni di merende, che ricordo comprendeva anche un maresciallo dei carabinieri, Francesco Simonetti, che però muore negli anni 80 prima dei processi. Personalissimamente col tempo mi sono fatto l'idea che Toscano non fosse implicato nei delitti del mostro, però Lotti dice così, e la Sperduto lo chiama con due nomi molto particolari relativamente all'atteggiamento che Toscano aveva nei confronti della sua famiglia, cioè di Renato e di Maria Antonietta, lo chiama con due epiteti suggestivi. Uno è Palle d'Oro. Uno è Palle d'Oro, e mi ricordo che Spalletti diceva voi volete proteggere un puliziotto con le palle grosse. Poi lo chiama Mangia Orecchie. E poi c'è quel famoso equivoco di Calamosca che parla della Locci e dice i problemi sono cominciati da quando Barbara aveva conosciuto questo Toscano, e non si è mai capito se in quel caso lui intendesse un nome proprio di persona o un etnonimo, un'identificazione etnografica, quindi solo suggestioni. La famiglia di Filippo Neri Toscano e la comunità di San Casciano si stringe e ne parla come di un ufficiale un po' burbero, ma molto, molto esatto. Perfetto. Niente, io faccio continuare Luca Scuffio, prego. No, non lo so se vogliamo. Siete voi gli ospiti, se te lo ricordi. Sì, no, no, hai certo. Dato troppo di vino stasera. No, il viaggio. Il vinello. Prego, Riccardo, vuole dire qualcosa? Volevo ricordare quando ho detto a Francis che ho conosciuto questo vecchino. Raccontala questo aneddoto, è un po' paccianista, ma è un paccianista. Tal Mario che intorno al 90 è stato ricoverato al Ponte a Nicchieri, ora non mi ricordo se per un'ernia o per qualcos'altro, in stanza con Pacciani. Siamo nel 90. Sì, intorno al 90, e perché la mia domanda è stata, ma tu che sei diciamo di una certa età, ma secondo te Pacciani era colpevole? Pacciani, io l'ho conosciuto Pacciani, sono stato ricoverato al Ponte a Nicchieri proprio prima che lo accusassero, lo avevano già accusato, sì, che lo formalmente diventasse famoso. Mi ricordo lui, mi ricordo la moglie, lo veniva a trovare, e com'era, gli dico io Pacciani, e lui mi diceva allegro, raccontava filastrocche, roba fiorentina, insomma c'entrava assolutamente no, anzi io gli chiedo ma come mai ti stanno tutti addosso e che come mai? E lui dice no, io non c'entro nulla, e poi mi dice secondo lui chi c'entrava era il farmacista. Questo è una testimonianza orale, chiaramente va presa per quello, certo, che è riferiamo. Con questo noi anni, non intendiamo in 30 alcun anni modo. Di distanza, però ecco, sembra che Pacciani al Ponte a Nicchieri alludisse a un farmacista. Certamente, sì, come dato, cioè. Luca, ti vedo un po' spento. No, assolutamente, è che parlo sempre, mi piace anche ascoltare. No, prima di finire, mi sarebbe piaciuto toccare l'argomento Milva Malatesta. Ora, sì, non so abbiamo se pochi minuti. Parti a accennalo. Allora, molto brevemente, fa parte di quella famiglia
di disgrazie, piena di disgrazie che sono malatesta, però mi piaceva ricordarla perché c'è una storia toccante dietro questa cosa. Lei si era da poco separata da Rubino, o Rubino, non ho mai capito, Rubino mi sembra. È quel ragazzo che piange al processo. Sì, 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 che verrà processato. E pare fosse stata picchiata, minacciata, cioè erano in rotta completa. Un mese prima forse dell'omicidio, Rubino sarà indagato e poi prosciolto dall'accusa per l'omicidio della Malatesta. Accusato, processato, processato e assolto. La donna aveva un figlio da Rubino, Mirko, di 3 anni mi sembra, e aveva trovato un nuovo compagno che non coabitava con lei. La notte in cui fu uccisa, e parliamo dell'agosto, 19 agosto del 93, la notte in cui, tra l'altro a poca distanza dall'uccisione anche di Francesco Vinci, quella notte il nuovo partner, di cui non ricordo il nome, chiedo scusa, ma aveva appuntamento con lei verso le 10, strano appuntamento, con mi sembra addirittura un distributore di benzina. Si dovevano trovare alle 10, pare che lei gli dovesse fare delle rivelazioni sul mostro, la fonte non la ricordo. Fatto sta che il nuovo compagno, mentre si recava all'appuntamento con la sua AP50, ebbe un incidente. Questo incidente lo fece sì che arrivò in ritardo, venne soccorso da una coppia di ragazzi che lo chiese di essere accompagnato all'appuntamento. Quando arrivò ormai era troppo tardi e la Milva probabilmente era già andata via. Lui fu accompagnato in ospedale, che poi testimoniarono che appunto aveva delle ferite da incidente, quindi lui era scagionato. Alle 4 del mattino successivo, o forse proprio alle 4 del mattino, altri due ragazzi segnalano un'auto che sta bruciando fuori strada. Le persone che sono nella casa, che riceve la segnalazione, dice una Panda che brucia, avevano una figlia che era fuori con la Panda, che si erano terrorizzati, no? Erano andati a vedere, avevano visto non era la Panda, ma non sapevano, dice, quando hanno raccontato, non sapevamo che c'erano una donna e un bambino, e il bambino purtroppo e la donna erano morti in quest'auto. C'era sull'asfalto, l'auto era andata fuori strada, c'era una tanica di benzina con cui era stata cosparsa l'auto di benzina, per cui era un chiaro omicidio, e gli aveva dato fuoco. Purtroppo il bambino aveva inalato fumo, quindi lui era vivo, la donna invece era morta. Quindi il bimbo è bruciato, il vivo. Bimbo o è soffocato o è bruciato, insomma 3 anni, ecco, mi sembrava giusto anche ricordare questa cosa. E sulla strada, sull'asfalto, c'era una strisciata di benzina, probabilmente della stessa tanica, come se qualcuno l'avesse fatta slittare fuori strada. Forse, penso io qui, poteva averla seguita, poi l'ha preceduta, ha fatto e gli ha sparso la benzina in maniera sulla curva, non proprio sulla curva, ma insomma in modo che l'auto uscisse di strada. La cosa triste è che Rubino venne appunto indagato, le famiglie Malatesta e Rubino erano in rotta, per cui non ebbero la donna, la Milva Malatesta e il bambino, non ebbero nemmeno funerali insieme, ebbero funerali separati e furono seppellite. Esatto. Il bimbo Mirko Rubino era, tra l'altro l'hanno riesumato da poco, poverino, perché nessuno lo cercava, quindi e lui era seppellito a Gambassi, mentre lei a Tavarnuzze, dove mi ricordo, ecco, una storia, quindi la mamma tristezza mia. Sulla tristezza, una madre che muore col figlio di 3 anni e che nemmeno ha il funerale col figlio e nemmeno viene seppellita insieme al figlio. Ecco, questa era una nota, diciamo, un po', poi se abbiamo tempo e se Francis vuole accennare forse più all'aspetto legato diciamo, ecco, no, eventualmente solo qualche caso random, ma che non è assolutamente collegato col mostro, però per aggiungere ho cercato di implementare questa serie di la lista delle prostitute uccise, come abbiamo detto che c'è questa Gina Manfredi che veniva frequentata, come hanno già detto Nicola e Giampaolo, da Mario Vanni, e che dice suicida gettandosi dalle scale, vabbè, è un altro suicidio molto discutibile.
E poi volevo aggiungere, non so, questo è un caso di cui non avevo mai sentito parlare, quindi lo butto nella radio, se poi qualcuno sa che è stato risolto, che magari io mi sono documentato solo parzialmente. Il 7 luglio del 91 la prostituta tossicodipendente Maria Cristina Puccinelli, di 32 anni, viene trovata morta, uccisa a sassate, a Calenzano, alle Bartoline. Ah! Alle Bartoline, sul greto del torrente Marina, a poche decine di metri dalla memoria che ricorda il delitto Baldi Cambi. L'ultima volta viene vista con quattro amici in piazza del Duomo a Prato, nella piazza famosa dei Sardi. Però non so se questo caso sia stato risolto o meno. E in aggiunta, l'anno seguente, il 20 agosto del 92, a Cercina, di Montemorello a Cercina, viene ritrovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna, no, di un uomo, scusa, con ferite da taglio all'addome. Questi sono casi che aggiungo, che secondo me non hanno nessuna relazione, ma che, ecco, che cercando nella cronaca. Poi ci sono altri tipi di omicidi: Bruno Borselli, che l'abbiamo già menzionato, Milianti. Poi a Reggello la morte di Emilio Mannucci, commercialista di Montelupo, che viene ritrovato impiccato. Si dice suicidio, però la famiglia ha moglie e figli e nessuno si aspettava che potesse uccidersi, quindi c'è margine per sospettare che non sia un suicidio. Commercialista di Montelupo, vabbè, niente di che. Poi avevo raccolto altri casi. Il caso... poi, scusa, vabbè, se ti interrompo, ma velocemente per citarlo, solo per citarlo. Allora, il caso che non abbiamo parlato di Sant'Alessio a Lucca, ne abbiamo accennato all'inizio. Riggio Benedetti? Sì, ah. sì. Ecco, anche quello è un caso che, per esempio, qualcuno ritiene correlato fortemente, certo. Però lì c'è stato comunque come differenza c'è stato un'evidente rapina e i bossoli non erano dello stesso sì. tipo. 7,65 quelli era 7,65 no, era calibro 22, però di una era l'Apua, l'Apua. Ah, ecco, okay. Perché quello che era stringente è che fosse un calibro 22, però non ci sono le scissioni, siamo fuori da Firenze e c'è la sottrazione di alcuni valori. Ecco. Però rimane che fosse una copia, cioè un rapinatore che vuole che attacca la coppietta, è singolare come coincidenza. Per Filastò è un delitto del mostro. Si chiude. Ragazzi, la trasmissione finisce, io saluto tutti, messaggio Nicola Blasco, fai ringrazia Francis per i complimenti all'inizio della trasmissione. Ormai dovuti. Francis li ha fatti perché gli ho puntato una pistola alla nuca. Scusa, grazie Daniele, grazie Angelo, ma Nicola... per stasera, Nicola, lo sai che io e Nicola evitiamo ogni confronto mostrologico e ogni volta che devo parlarne non posso fare altro che profondermi in complimenti, la mia comprensione del caso, e lui continua a farlo, veramente passa sempre da quello che dice Nicola e ora sì, fanno sempre un ottimo lavoro come lo fate voi, ovviamente. Ringrazio tutti, Vera Kritzmann, che grazie a lei riuscirete ad arrivare, perché non lo posso dire, la verità, riuscirete ad arrivare al convegno del 7, Luca Scuffio di Prato, che oggi si è prodigato veramente in uno slalom eri in Trentino Alto Adige, dove eri? No, su nell'Alto Veneto, passando del Grappa. Certo, a pescare, ma che scherzo, no, a pescare e alle 9:05, 9:10 è riuscito a venire a prendere me. Ma i pazzi scatenati tutti qui, Sì, ma infatti. E fa buca, non ha mangiato, non ha bevuto, non ha espletato i bisogni. Esatto. Li ha espletati quando è venuto qua. Vabbè, Riccardo Sacchettini, ricordiamo che stasera è stato molto silenzioso, ci ha detto che verrà anche lui il 7, quindi prenotatevi. Vabbè, ovviamente il monumentale Francis Trinifer, perché mi era venuto in mente di chiamarti per nome, ma so che te non vuoi. Ma come ti pare a questo punto? Francis Trinifer, vai, sanno tutti che ti chiami Francis Trinifer. Il nome d'arte è questo ormai. Anche quando andiamo da Cannella, io l'altra volta siamo andati insieme a Luca per fare una trasmissione su Cosa Nostra, che tra l'altro è andata anche molto bene, e gli ho detto: come ti metto nella copertina? E poi ho pensato, ma se ti metto Luca Mirri non ti conosce nessuno, Luca Scuffio da Prato. Se io metto il tuo nome e cognome, so che non vuoi. Sì, poi dopo ci arrivano i punti interrogativi. Chi è? Daniele Bronzi, che ci ha sempre dato, ci dà sempre giovedì sera, giovedì prossimo Blasco Zanetti. Bene. Io vi aspetto la settimana prossima. Buonanotte. Io ringrazio Nick Monda che ha segnalato. È la stanchezza. Segnalato che quando siamo caduti, che anche questo è particolare, c'è stato questo mugolio che è durato qualche secondo. Sì, esatto. Da risentire in registrazione. Ma mi sa che in registrazione non c'è. Mi ha mandato un messaggio proprio Nick Monda: buon mugolio a tutti. Grazie, Nick. Grazie, altrettanto.
Bene, allora giovedì prossimo con, si è detto, Blasco Zanetti e con Blasco. Morti collaterali. Perfetto. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ciao ciao.